Amici sportivi appassionati di basket, una cordiale buonasera dalle tribù del Palatello di Piombino da Riccardo Quiriconi e da Maurizio Garzelli. Torna la Serie B sul parquet piombinese, prima giornata della stagione 2018-2019. Subito un test probante per gli uomini di coach Andreazza contro la All Food Fiorentina Basket, squadra che prima nel campionato di agosto è definita come una delle possibili papabili ai ranghi alti della classifica, dato per scontato il dominio probabile di Omegna in questo girone. Firenze, Piombino e Pavia probabilmente sono le squadre allineate subito dietro la squadra dell'ex Iannilli e di Riccardo Crespi. A te Maurizio la parola per la presentazione degli avversari di gialloblu di oggi. Buon pomeriggio a tutti dal Palatenda di Piombino. Subito partita di cartello per la prima giornata di campionato del basket golfo, che si trova ad affrontare la temibile All Food Firenze, squadra che lo scorso anno conquistò la finale per il passaggio della serie superiore persa contro la Baltour 100. La compagine fiorentina però, nonostante il bellissimo campionato passato, ha completamente rivoluzionato il roster, cambiando ben 8 elementi. Reduci dallo scorso anno solo, oltre l'allenatore Nicolai che ben conosciamo, i Berti e Banti. Sono partiti elementi di grande valore come Genovesi, Grande, Lucarelli, che erano stati protagonisti della bella cavalcata dello scorso anno. Fra i 9 arrivati peraltro tutti i giocatori di categoria e qualche bella promessa, spicca il nome di Cuccarolo, unico centro di ruolo, che dopo aver militato per molti anni in Lega e partecipato anche a qualche partita della nazionale, porta i suoi 2,22 a confrontarsi in Serie B. Anche la nostra squadra è un po' cambiata. Sono partiti per altri lidi Malbasia, Fontana, Crespi e Guerrieri, ai quali va il nostro ringraziamento per l'impegno e la qualità con cui hanno giocato l'anno scorso, contribuendo fattivamente al bellissimo campionato disputato. Sono arrivati però a dare manforte alla nostra compagine Fratto, Mazzantini, Riva e Molteni, a mio avviso tutti buonissimi giocatori, che penso ci faranno fare un ulteriore passo avanti verso quella continuità di rendimento che a volte lo scorso anno è venuta meno. Prima di chiudere questa mia presentazione di questa nuova annata, vorrei dire che mi fa un po' tristezza non vedere in campo Giacomo Guerrieri, che ho visto fin da bambino crescere con i colori giallo-blu addosso, fino a diventare capitano del basket golfo. Per la nostra tifoseria sarà sempre il capitano. Come diciamo sempre, Riccardo, speriamo che sia una partita godibile, che vincano i migliori, sperando che abbiano la casacca gialla. Precisa come al solito la presentazione di Maurizio, una partita che oltre a mettere di fronte due squadre ben attrezzate è piacevolissima dal punto di vista dell'impatto del pubblico, due tifoserie gemellate che si sono salutate calorosamente prima dell'inizio del match, lo striscione di Firenze, una marea di amici ha un gran significato in un momento in cui le divisioni interne alle volte sono marcate, avere due tifoserie che si apprezzano, si rispettano e partecipano con entusiasmo a quanto avviene sul campo è un punto assolutamente di merito per le due tifoserie, ripetiamo. Qualche problema fisico in settimana per Procacci, Maurizio, non sappiamo quanto coach Andreazza potrà utilizzare il proprio pre titolare. Punto di partenza importante per la società di Patron Lolini, la conferma della guida tecnica, Marco Andreazza la seconda stagione a Piombino, nello staff tecnico è entrato anche Daniel Ulivieri, Nicolai dall'altra parte ha rinnovato fino al 2021 mi pare, con la responsabilità anche dell'area tecnica. Due segni che fanno capire che le società hanno fiducia nella guida tecnica appunto e cercano di programmare anche il futuro. Firenze non nasconde le proprie ambizioni di scalata e di accedere alla categoria superiore. Sì, è un bel segno da parte di tutte e due le società, quella di confermare gli allenatori per continuare un lavoro già iniziato l'anno scorso. Tutte e due le squadre infatti hanno fatto due ottimi campionati e non c'era motivo di cambiare la guida tecnica. Andreazza dà ampie garanzie, come del resto Nicolai, che non ha bisogno di presentazioni. Stiamo per scoprire i primi quintetti che inaugureranno la stagione 2018-2019 negli anticipi del sabato sera, vittoria di Alba in trasferta a Varese dopo supplementari. La vittoria casalinga di Omegna soffrendo contro Cecina, il largo successo di San Miniato a Siena contro la Virtus.
Procacci è subito in campo, Pedroni, Procacci, Fratto, Persico e Mazzantini, quello che dovrebbe essere lo starting five classico scelto da Andreazza per iniziare le proprie partite. Drocker, Bastone, probabilmente il numero 14 Cuccarolo, Sebastian Vico, già visto a Piombino con la maglia di Siena qualche anno fa, Diego Banti, l'esperienza del numero 15 al servizio di Fiorentina Basket. Piombino attaccherà come di consueto nei primi due carti nel canestro alla nostra destra, in maglia viola la squadra di Quaci Nicolai, a completare il quintetto il numero 18 Corrado Bianconi. Come giustamente mi suggerisce Maurizio, parte dalla panchina la torre del campionato Cuccarolo. In campo il capitano Simone Berti con il numero 13 che va a salutare affettuosamente coach Andreazza. Tutto è pronto per la prima palla a due del campionato. Ad arbitrare l'incontro sono chiamati i signori Mirko Picchi di Ferentino e Dario Di Gennaro di Roma. È partita ufficialmente la stagione 2018-2019 della Solbat Basket Golfo Piombino, con il primo possesso gestito da Procacci. Lo scarico per Fratto che tocca il primo pallone in maglia giallo-blu. La difesa di Banti forte su Pedroni, raccoglie il palleggio Procacci. Lo scarico di Mazzantini per Pedroni che trova nel pitturato Fratto, primi due punti per Fratto. Eravamo abituati al cobra del pitturato con Dorde Malbasa, credo che ci dovremo abituare a trovare un altro soprannome per Fratto, che per questa categoria è sicuramente un top player, Maurizio. Sì, Fratto ormai ha dimostrato prima a Cecina, poi a Omegna, di essere un giocatore completo, un giocatore che per questa categoria ci sta bene, anzi spesso e volentieri fa la differenza. Rispetto a Malbasa, probabilmente è un giocatore più continuo. Malbasa, pur essendo un ottimo giocatore, aveva a volte dei momenti di calo, di tensione. Invece Fratto, da come l'ho visto giocare fino ad ora, io mi sembra di no. Errore per Vico che raccoglie il proprio rimbalzo offensivo, non esita a prendere la seconda conclusione consecutiva. Rimbalzo difensivo di Persico, prova a spingere la transizione Procacci, la ricezione in post basso di Fratto accoppiato con Bianconi, lo scarico per Persico dalla propria mattonella, il centro livornese, mani educatissime, dentro fuori, una soluzione importante per Basket Golf. Sì, una soluzione immarcabile, 2,08 con quelle mani lì, se è in giornata quel tipo di conclusione è immarcabile. Palla in post basso per Bianconi che prova a sfruttare il mismatch contro Procacci. Arriva l'aiuto di Fratto, tardivo, primi due punti per Firenze, messi a segno dal numero 18 Corrado Bianconi. Bastone a difendere forte su Procacci, si muove Mazzantini, la ricezione del numero 11 fronteggiato da Capitan Berti. Palla alle mani di Pedroni, ha spazio per prendere il 3 punti Procacci, è il ball del numero 6. La transizione fiorentina spinta dal capitano Viola, numero 13, che trova la ricezione nel pitturato di Bastone, che raccoglie il proprio rimbalzo offensivo. Errore ancora per il numero 7. Però segnali importanti per Firenze, che segue il rimbalzo e ha già catturato un paio di rimbalzi offensivi. Sì, 2 rimbalzi offensivi di Firenze non mi sono piaciuti, però è anche vero che giochiamo con una compagine fortissima e quindi qualcosa bisogna cedere. E il piglio con cui hanno cominciato i nostri ragazzi mi piace sia in attacco che in difesa, non hanno cercato soluzioni personali fuori dal gioco. In difesa questi 2 rimbalzi non mi piacciono tanto, però insomma dai, andiamo avanti. La prima ricezione spalla canestro di Persico, si muove nel pitturato Viola, arriva il tiro allo scadere di 24, errore per lui. Prende la fascia a sinistra Capitan Berti, lo scarica in angolo per Bianconi che non esita a prendere il 3 punti. Prima bomba del match messa a segno dal numero 18. Primo passo Firenze sul 5-4. 2 minuti e 40 secondi trascorsi dalla palla 2 iniziale. Il palleggio di Pedroni. Esce in punta a ricevere Fratto. Tenta l'anticipo Berti per impedire la ricezione di Persico. Falla del numero 13. Secondo fallo di squadra, il primo era del numero 15 Diego Banti.
rimessa dal fondo piombino, della quale si occuperà il prodotto del vivaio locale classe 98, Edoardo Pedroni. La ricerca dell'allattamento di Persico, che calpesta la linea laterale sotto la pressione di Capitan Berti. Palla persa a basket e golfo, rimessa laterale per Firenze. 2 su 3 da 2, 0 su 1 da 3 per basket e golfo. 1 su 5 da 2, 1 su 1 da 3 per Firenze, che però ha raccolto due rimbalzi offensivi avendo due extra possessi. La ricezione profonda di Firenze, il canestro di Banti che riesce a eludere la marcatura di Persico. Massimo vantaggio Firenze sul 7-4, deve trovare più fluidità in attacco basket e golfo. Sì, ma anche in difesa non bisogna concedere questi canestri facili. Un passaggio e canestro non deve succedere. Bella azione del nostro basket golfo che ha trovato Fratto solo. Persico in versione assist man, scarico nel pitturato per Fratto, che realizza il quarto punto della propria partita, rivolta piombino sul meno uno. Legge la linea di passaggio Pedroni, lo scarico per Procacci, ha spazio per prendere il tre punti in ritmo. Lotta al rimbalzo Fratto, primo rimbalzo offensivo, lo scarico per Pedroni, tre punti a bersaglio di Edoardo. Time out Nicolai, Piombino che guadagna nuovamente il comando dell'incontro sul 9-7. L'entusiasmo della marea si fa subito sentire, Maurizio. Buona reazione di basket golfo con 5 punti consecutivi, parziale aperto grazie ai canestri di Fratto e di Edoardo. Sì, è quello che dicevamo, in difesa abbiamo recuperato una palla aumentando l'attenzione e da una buona difesa, come spesso succede, viene fuori una buona azione d'attacco. Qui c'è stato prima un'azione girata bene con ribaltamento di fronte e Fratto trovato solo in mezzo. Qui c'è stato un buon rimbalzo di Fratto che ha aperto per Pedroni, che non si è fatto pregare e ha fatto tre punti. Due azioni veramente belle. 3 minuti e 48 secondi dalla palla 2 iniziale, 4 punti per Fratto, già 6 in valutazione. Se voleva presentarsi in maniera adeguata ai suoi nuovi tifosi, Francesco ha trovato il modo migliore. Sì, sicuramente, ma noi ce l'aspettavamo, sia a Cecina che a Omegna ci ha fatto tribolare parecchio. Volevo vedere se quest'anno qui non si comportava nella stessa maniera. Rimane invariato il quintetto di basket golfo, la pressione esercitata da Procacci sul palleggio mancino di Simone Berti, che va a destra a trovare bastone, fronteggiato da Mazzantini, lo scarico per Bianconi, la lettura ancora difensiva di Procacci, la palla recuperata, può spingere a transizione Piombino, sceglie di giocare Procacci, hesitation, modalità a quattro ruote motrici inserita per il play giallo-blu. Non si regge il primo passo di Procacci quando è in forma. Soprattutto se ha un, come in questo caso con Banti, un giocatore che gli rende 20 centimetri e lui mette la modalità a quattro ruote motrici e Banti ha un compasso di gambe diverso, non ce la può fare a tenerlo. È anche un'esitazione, un'entrata, una giocata intelligente da parte di Procacci, ma mi è piaciuta tanto anche quella difensiva che ha recuperato palla. Difficoltà nella ricezione, lo scarico di Fratto, la palla persa in contropiede. Va a sbagliare Diego Banti, la conclusione mancina. Fallo in attacco a rimbalzo, probabilmente il numero 7 bastone colpevole del fallo. La rimessa al fondo di Mazzantini, la ricezione di Pedroni. È entrato intanto con il numero 11 Attoni al posto del numero 18 Corrado Bianconi. I due numeri 11 a fronteggiarsi, a ricezione di Fratto, l'end off per Procacci, va a prendere posizione profonda Edoardo Persico, 5 secondi allo scadere l'azione di attacco, si mette in visione Mazzantini nell'angolo, ancora un rimbalzo offensivo catturato da Pedroni, extra possesso basket golfo gestito da Procacci per spezzare il taglio di Fratto. Fratto alla difesa di Firenze che raggiunge il bonus a 5 minuti e 16 secondi alla scadere del primo quarto, un dato importante questo che consentirà a basket golfo di andare spesso in lunetta. Si presenta Francesco Fratto per i primi tiri liberi del match.
Sì, un 5 minuti avere la possibilità del tiro libero è una buona cosa. Mi è piaciuto anche questo rimbalzo d'attacco di Pedroni. Abbiamo reso i due rimbalzi d'attacco che ci hanno preso loro, uno con Fratto e uno con Pedroni. I ragazzi stanno giocando discretamente bene e questo mi fa ben sperare per il futuro. 2-2 per Fratto, 6 punti per lui e massimo vantaggio basket golfo sull'11-7. Pedroni a difendere forte su Little Argentino Sebastian Vico, la difesa di Procacci che anticipa Banti. Lo scarico per il tiro piazzato e l'errore da 3 punti, ma c'è ancora rimbalzo offensivo per Firenze, conquistato da Banti. Possesso ancora per Vico, fronteggiato da Mazzantini. Ancora libero per il tiro con il numero 11 Riccardo Iattoni. Si lotta a rimbalzo, fallo per Edoardo Persico. Primo fallo per il centro giallo-blu. Si affida ancora al quintetto di partenza coach Andreazza. Ancora non sono iniziate le rotazioni. A disposizione in panchina uomini importanti per coach Andreazza. Il neo capitano Alessio Iardella, l'uomo di pomarance Camillo Bianchi, il giovane Riva, il giovane play di riserva Molteni. Ancora un rimbalzo offensivo. Abbiamo chiamato e coach Andreazza reagisce prontamente. La deviazione di Pedroni che lascia 7 secondi a All Food Fiorentina Basket per chiudere l'azione di attacco. Esce Edoardo Persico, entra Camillo Bianchi per coach Andreazza. Sebastian Vico in panchina per coach Nicolai. Con il numero 9 Nicola Savoldelli, marcato in questa occasione da Mazzantini. La ricezione a centro area direttamente sulla rimessa di Bastone. Fallo ancora per Firenze, due tiri liberi a disposizione per Mazzantini. Dovrebbe essere il secondo fallo di Capitan Berti, che si avvicina alla panchina chiedendo probabilmente a Nicolai di essere sostituito. C'è tempo, Bianconi prontamente a prendere posto sul parquet. E opportunità per Mazzantini per iscrivere il proprio nome referto con la nuova maglia. Primo libero avversario per il numero 11, chiamato in questa stagione a sostituire Edoardo Fontana sostanzialmente. Sì, sostituire Fontana non è facile. Mazzantini mi sembra un buon giocatore, anzi un ottimo giocatore. Un giocatore però rispetto a Fontana più di sistema, più di gioco. Fontana spesso sopperiva con delle giocate di puro talento e sapeva di avercelo e lo sfruttava. Mazzantini, pur avendo degli ottimi fondamentali, un buon tiro, però mi sembra più un giocatore di gioco, di sistema, ecco, rispetto a Fontana. Forse si inserisce meglio negli schemi di Andreazza. Buona rotazione difensiva di Camillo Bianchi che sporca la ricezione di Firenze, lasciando solo 5 secondi per la conclusione all'azione d'attacco per Firenze. Quintetto basso con Fratto da 5 e Camillo da 4. Direttamente la rimessa, buon canestro per Firenze. 2 punti per Iattoni e meno 4. Aver raggiunto il massimo vantaggio piombino sul 13-9 grazie ai due liberi di Mazzantini. Il palleggio di Procacci, la ricezione di Fratto. Si muove contro Vico. L'extra pass di Mazzantini fa saltare il proprio avversario, l'uomo di pomarance. Primo canestro ignorante la stagione per il numero 13. Importante aver Camillo bello reattivo quando è chiamato in campo. Ma Camillo quando è chiamato in campo è sempre pronto. Questo non lo definirei un canestro ignorante, un canestro di tutta tecnica, bellissimo da vedersi. Hai raccolto subito la provocazione, hai risposto da par tuo. Savoldelli ad iscriversi a referto, 2 punti per lui, meno 4 basket e golfo. Il palleggio di Procacci impedita da Banti, la ricezione di Mazzantini. Ancora il tiro da 3 punti per Camillo. Bianconi a guidare la transizione, rubata di Fratto, il probabile contatto da dietro. Non sono di questo avviso gli arbitri. Può lanciarsi in contropiede Vico, appoggiare comodamente a tabellone i 2 punti del meno 2. Nicolai da ringare Bianconi,
probabilmente per la palla persa stupidamente in palleggio e avendo lanciato la transizione di Piombino, interrotta poi forse da un contatto non visto dalla coppia arbitrale. Sì, purtroppo correndo il giocatore di Firenze ha sgambettato Fratto involontariamente, sicuramente in maniera involontaria, però era fallo netto, non è che esiste il volontario o non volontario, quando è fallo e l'arbitro purtroppo non l'ha visto perché è coperto da qualche giocatore, quindi è inutile arrabbiarsi, non l'ha visto e pace, perché era una bella situazione, eravamo in sovrannumero e quindi purtroppo dal canestro abbastanza facile ne abbiamo preso uno facilissimo, e quello che non bisogna concedere a loro sono i canestri facili, perché loro sono una squadra forte, sono una squadra esperta, sono una squadra che se tu che devi far lavorare parecchio prima per poter far canestro. Questo vale per tutti, soprattutto una compagine così forte che probabilmente ha molti punti nelle mani, nasce dalla difesa probabilmente il primo mattone determinante per costruire una partita contro Firenze. Maurizio mi fa notare che Gino Cuccarolo si è alzato la panchina, la risposta immediata di coach Andreazza, Persico in quintetto, minuti di riposo per Fratto, impatto positivissimo per il numero 10 giallo-blu, rimessa al fondo della quale si occuperà Mazzantini, tornata a meno 2 Fiorentina, discussione al tavolo, probabilmente non c'è stata l'avviso al tavolo del cambio, tutto sembra chiarito con Cuccarolo in campo a mettere i suoi 222 centimetri se non sbaglio. Non è semplice vedere Persico in difficoltà altimetrica con un avversario, Maurizio. Ma vederlo sì, sembra parecchio più basso. Ora vediamo se lo mette in difficoltà, speriamo di no. Intanto è difficile vedere un giocatore che rende tutti quei centimetri a Persico, sicuramente. L'azione di attacco, lo scarico di Mazzantini per Camillo Bianchi. Step back, 3 punti, l'uomo di Pomarance. 5 punti per lui e più 5 basket golfo, che risponde in maniera buona in uscita dal timeout alla precedente occasione di Firenze che aveva siglato il canestro in contropiede con Vico. La difesa di Iardella, Cuccarolo a ricevere, spalla canestro, difende forte su di lui Persico, il semigancio del numero 14, primi 2 punti e meno 3. Il gioco testa chiamato da Procacci. Il blocco di Edoardo Persico, è entrato capitano Iardella intanto per coach Andreazza, va a prendere posizione profonda Persico, la ricezione di Iardella, lo scarico per Camillo, rinuncia al tiro da 3 punti, attacca Bianconi che lo stoppa, recupera il proprio rimbalzo allo scadere di 24, conclusione fallita e transizione spinta da Vico, lo scarico per il tiro in transizione da 3 punti di Nicola Savoldelli, bomba a bersaglio per Firenze, parità 18, siamo entrati negli ultimi 180 secondi, 90 secondi di gioco del primo quarto, lo scarico di Procacci per Mazzantini, la ricezione di Iardella, prova a giocare il mismatch contro Cuccarolo, li tira in faccia da 3 punti, a bersaglio il capitano gialloblu, più 3, 21-18. Alessio è sempre un guerriero sul quale fare affidamento in ogni momento. Sì, Alessio è come Bianchi, quando entra è già pronto, sono quei giocatori che sembrano nati pronti. Risponde Vico con un gran canestro in penetrazione, l'appoggio mancino del numero 6, 2-1-2-0, 45 secondi allo scadere del primo quarto, il crossover di Iardella, lo scarico per Procacci, il contatto forte, ha spazio per prendere il 3 punti Mazzantini, bomba a bersaglio anche per Saverio, gli arbitri interrompono il gioco per far asciugare il parquet, ne approfitta coach Andreazza per gettare la mischia il numero 2 Alessandro Riva, probabilmente per salvaguardare Edoardo Persico da un possibile fallo in difesa. Esce invece Saverio Mazzantini, alza il quintetto, qua c'è Andreazza, lo sacrifica forse, no,
va in marcatura su Bianconi. Riva può essere un fattore importante perché può dare minuti importanti sia da 4 che da 5. Può essere un sostituto sia per Persico che per Fratto. Sì, ho visto questo ragazzo e lo vedo che si muove bene. Un ragazzo, nonostante sia alto, si muove bene e ha anche dei buoni fondamentali. Mi è piaciuta la risposta del gol ai 222 centimetri di Cuccarolo. È entrato Cuccarolo, canestro di scuola di mezzo gancio e tre canestri da tre della squadra piombinese. L'attacco di Firenze, il consegnato di Cuccarolo per Savoldelli, il pick and roll in laterale, l'errore del numero 9, il rimbalzo offensivo, fallo di Erdella. Biancone al rimbalzo forte in attacco, si guadagna il diritto a due tiri liberi. 12 secondi e 7 decimi allo scadere del primo quarto. Maurizio mi suggerisce che abbiamo lo spazio per un'azione di attacco. Bianconi ne mette due. Ma speriamo di no. Non vorrei mettermi a pregarla prima di campionato, però speriamo di no. Speriamo, io uno sarei contento. Ti risolvono il problema agli arbitri, non era sul tiro il fallo, rimesso dal fondo. Ancora discussioni al tavolo. Però c'hanno 12 secondi loro. Quindi è Firenze che ha a disposizione 12 secondi e 7 decimi. Con la possibilità di portarsi ad un solo possesso dai gialloblu. Difficoltà nella ricezione, c'è un cambio difensivo direttamente sulla rimessa. Lo scarico di Bianconi. Savoldelli in isolamento, arriva il blocco di Cuccarolo. Gioca il mismatch contro Procacci. Il fallo antisportivo di Procacci quando il primo quarto è scaduto. Era lampante la volontà di Procacci di impedire la conclusione di Cuccarolo da sotto. Sì, a 9 secondi alla fine hanno cominciato il gioco e hanno creato un mix match fra il più alto di loro e il più basso di noi. Giocata veramente bene questa azione. Purtroppo Procacci ha dovuto fare un fallo, magari sull'antisportività sarei un po' dubbioso, però ha dovuto spendere un fallo, un buon fallo, ottima la gestione di Firenze. Noi abbiamo risposto bene, difendendo bene, però purtroppo sul cambio difensivo Procacci contro Cuccarolo è impensabile. Procacci non faccia fare canestro, quindi bel fallo di Procacci. Sbaglia il primo tiro libero il centro fiorentino, 0 su 2 per lui. Tutto sommato, essendo allo scadere, non c'è il successivo possesso per Firenze. Si chiude un primo quarto dal punteggio alto, 24-20 per Basket Golfo, con 3 punti realizzati da Iardella, 5 da Bianchi, 2 da Persico, 5 da Mazzantini, 6 da Fratto, 3 da Pedroni per Basket Golfo, 5 punti per Savoldelli, 4 per Vico, 5 Bianconi, 2 Cuccarolo, 2 Iattoni, 2 banti per All Food Fiorentina Basket. Le cifre dicono di un Basket Golfo che tira con il complessivo 57,1 dal campo, 47,4 per Firenze, 4 su 6 da 2 punti, 4 su 8 da 3, 4 su 4 dalla linea del tiro libero, altissime le percentuali di Basket Golfo, 7 su 15 da 2, 2 su 4 da 3, 0 su 2 per Firenze. Ampiamente in ritmo i tiratori delle due squadre, Maurizio. Sì, ottime percentuali. È buono il fatto che Firenze abbia tirato due soli tiri liberi ora allo scadere, e quindi questo mi fa piacere. Mi fa piacere anche non aver concesso i tiri liberi a loro, quindi aver fatto il quarto fallo sull'ultima azione. Quindi direi che i nostri ragazzi fino adesso si sono comportati molto bene. Ora rimetterà la palla a Firenze perché la prima azione l'abbiamo giocata noi. Oppure Mau, perché conseguenza del fallo antisportivo e viene meno la regola del possesso alternato, in questo caso dubbio amletico che io non so risolvere. No, è forzatamente di Firenze. Vuoi perché la prima azione l'abbiamo fatta noi, vuoi perché il fallo antisportivo, la palla va a Firenze per forza. Il dubbio mio è quello se la freccia rimane in direzione a sinistra oppure verrà ribaltato il possesso dopo la rimessa di Firenze. Ma quello lo vedremo dopo. Scusa, altrimenti l'avrebbero già messa, no?
No, forse no. Vediamo, l'arcano sarà a breve sciolto. Il fatto che si discuta al tavolo mi fa pensare che questo sia il dilemma da risolvere. Lo vediamo subito dopo la rimessa. Ci fanno soffrire un po', Mau, però. Ritardando l'inizio del secondo quarto. La discussione è lunga, qui c'è... Non c'è da scindere l'atomo, ma c'è da prendere una bella decisione. Sì, infatti sono lì al tavolo. Ecco, sembra che ce l'abbiano fatta a trovare il bandolo della matassa. Rimessa però non dal centrocampo. Mi sembra un po' particolare. Perché c'è da giocare ancora due... Ecco perché. La rimessa di Vico. Secondo alla fine, ora abbiamo risolto l'arcano. Quindi tutto quello che abbiamo detto si è automaticamente azzerato. Mancavano 2 centesimi di secondo. Allora adesso sì che si possiamo dire che si chiude il primo quarto con basket golfo avanti 24-20. Il dato saliente, Maurizio, i 7 rimbalzi offensivi catturati da Firenze sugli 11 totali. Un dato che sicuramente per Piombino va controbilanciato con posizioni taglia fuori più concrete. Sì, questa è l'unica cosa che mi è piaciuta poco. Noi ne abbiamo presi 3 in attacco, non sono pochi per un tempo, figuriamoci 7 da parte di Firenze. È chiaro che Firenze però è una squadra anche molto alta, per cui spesso e volentieri con le rotazioni avversarie, con le rotazioni difensive ci troviamo a rendere diversi centimetri. Ora poi un Cuccarolo in campo, questi centimetri saranno anche di più, quindi è una squadra questa qui che sotto canestro è difficilmente arginabile. Anche se probabilmente nelle batterie di lunghi che vedremo in questo campionato, anche il backcourt di Piombino è di tutto rispetto, con Persico, Fratto, Riva, insomma 3 torri da muovere per coach Andreazza in assoluta tranquillità. Sì, è un bel vedere, sono tre bei giocatori che hanno fisico, hanno punti nelle mani, insomma, non è che se ne vedono tanti, però Firenze è una di quelle che invece ce l'ha e ce l'ha più di noi. 25 secondi all'inizio del secondo quarto. Il possesso rimane per Firenze, che si appresterà a rimettere da centrocampo la rimessa iniziale del secondo quarto. Si incarica dell'esecuzione il numero 7 Bastone, in campo con lui Sebastian Vico, Riccardo Iattoni, Cuccarolo e Savoldelli per basket e golfo, Procacci, Bianchi, Iardella, Riva e Persico. Tutto è pronto, 10 minuti e un secondo, va azzerato e riportato a 10 il cronometro. La coppia arbitrale reattiva. Adesso tutto è pronto per la canonica durata del periodo. Interruzione lunga, chi avrà tratto più giovamento da questi attimi di recupero, Maurizio? Ma vediamo, non si può sapere, lo vedremo solo... Come diceva qualcuno, lo vedremo solo vivendo. Ti volevo far sbilanciare, non ci riesco. L'uso magistrale del perno di Vico, l'errore per lui, il rimbalzo difensivo di Procacci. Taglia forte Riva, dentro e fuori l'area per Procacci. In angolo, ancora Camillo a sparare la seconda bomba del proprio incontro, a regalare il massimo vantaggio a Piombino. 2-7-2-0, 9 minuti e 30 secondi. Alla sirena dell'intervallo lungo, con Firenze che prova a replicare. Lungo la linea di fondo, l'appoggio mancino vincente di Vico. Gran giocatore per la categoria, Sebastian Vico. Sì, però gli abbiamo lasciato un canestro troppo facile per lui. Dobbiamo farlo faticare un po' di più per trovare canestro. Mismatch di Procacci marcato da Cuccarolo. Lo scarico di Riva, ancora per il play giallo blu. Tira in faccia al... centro ospite, manda a bersaglio la bomba del più 8. Entra nel match anche Procacci con i primi punti messi a segno. Lo scarico di Cuccarolo per Nicola Bastone. È un po' fermo l'attacco di Firenze. Entra nei giochi Savoldelli a 9 secondi alla fine.
arriva l'aiuto di Iardella su Cuccarolo. Aiuta il recupero del numero 4, costretto a prendere il tiro in allontanamento. Rimbalzo difensivo di Persico, l'apertura per Procacci. Difende su di lui Savoldelli. Il pick and roll laterale di Persico, mismatch lungo le linee di fondo, si mette in visione riva. Lo scarico per Camillo, fa saltare Cuccarolo, passa e tiro. Due punti di gran tecnica per Camillo, che sta sfoderando tutto il proprio repertorio. Sì, Camillo ci ha fatto vedere due o tre canestri di tecnica pura, quelli da far vedere a bambini nelle scuole. Bravo Camillo da parte mia, veramente bravo. Raggiunge la doppia cifra l'uomo di Pomarance, raggiunge la doppia cifra il vantaggio giallo-blu. Il fallo di Persico nel tentativo di anticipare Cuccarolo. È il secondo fallo per il play giallo-blu. Esce Cuccarolo. Potrebbe essere l'occasione per far rifiatare Persico questa per Coach Andreazza. Ma vediamo, perché sì, due falli, sette minuti alla fine, potrebbe essere l'occasione. Però vedo che c'è già in campo Riva, potrebbe inserire Fratto, però magari aspettiamo un minuto o due. Entra Pedroni per un positivo Procacci. Lo scarico per Savoldelli, prende posizione spalla a canestro Simone Berti contro il 98 giallo-blu Pedroni, si muove e fallisce la conclusione da sotto. Il rimbalzo difensivo di Persico, terzo rimbalzo per lui, la palla gestita da Iardella, lo scarico per Bianchi, su di lui Bastone, il tocco di Savoldelli che lascia a Piombino 12 secondi per chiudere l'azione di attacco, rimessa dal fondo, rimessa che verrà effettuata da Edoardo Pedroni. Il blocco di Persico che si avvicina per ricevere, il consegnato ancora per Pedroni, prende posizione forte il centro giallo-blu, non arriva il fischio che probabilmente avrebbe voluto, arriva dopo sulla taglio forte di Camillo. Edoardo Persico che si muove spalla a canestro, se è chiuso trova lo scarico per i propri compagni, è un'arma letale nel pitturato avversario. Sì, sì, dall'alto dei suoi 2,08 m, se mette la palla sopra la testa può vedere anche il taglio dei compagni. Ha fatto bene Bianchi a inserirsi velocemente come fa lui nello spazio lasciato dalla difesa. Un buon fallo preso. Il terzo fallo di Berti mi fa particolarmente piacere, perché Berti è un giocatore che a me piace tantissimo, un play così alto che spesso e volentieri riesce a farsi valere anche sotto canestro. Il fatto che abbia tre falli mi sembra una buona cosa. 2 su 2 dalla linea del tiro libero per Camillo Bianchi, che raggiunge quota 12. La buona difesa di Pedroni che cerca l'anticipo su Bastone, contiene il movimento spalla canestro del numero 7, non gli lascia un tiro facile, lo contesta, rimbalzo difensivo per Camillo. Il gioco corna chiamato da Marin Livornese Alessio Iardella, che quest'anno ha preso i galloni di capitano lasciati da Giacomo Guerrieri. Mi unisco al pensiero e all'imbocca al lupo di Maurizio per l'ex capitano gialloblu. Arresto e tiro di Iardella. Il fallo in attacco probabilmente di Riva. Sì, abbiamo letto bene la situazione. Primo fallo per il numero 2, rimessa dal fondo, rimessa laterale per Firenze. Tra gli applausi meritati del pubblico giallo-blu esce Camillo per dare spazio nuovamente a Mazzantini. 12 punti, 2 su 3 da 2, 2 su 3 da 3, 2 su 2 dalla linea del tiro libero, un rimbalzo difensivo, un rimbalzo offensivo. 12 in valutazione in 7 minuti e 52 sul parquet, grande prova dell'uomo di Pomarance. Conclusione sfortunata per Firenze, lotta Iardella, concretizza il recupero Pedroni, si lotta ancora, c'è un infortunio sulla linea di fondo per Edoardo Persico. La situazione sembra complicata per il centro giallo-blu, non abbiamo visto di cosa si possa trattare. Accorre lo staff sanitario di Piombino, è calato il silenzio al palatenda in attesa di sapere quali sono le condizioni del centro giallo-blu. La borsa del ghiaccio pronta, il fisioterapista Giacomo Giannelli a correre verso la panchina.
arriva anche il dottor Tamberi a prestare le cure del caso ad Edoardo, probabilmente un taglio sull'arcata sopraccigliare perché vede intervenire lo staff medico sul... sul volto di Edoardo. C'è il cambio autorizzato, esce Bastone, entra il numero 18 Bianconi. È seduto Edoardo Persico, probabilmente un colpo fortuito nel quale non riusciamo a valutare le conseguenze, Maurizio. Ci vorrebbe il VAR. Carlo Gherardini con i suoi mezzi tecnici ha provato a farci rivedere l'azione incriminata, non siamo riusciti a cogliere quale fosse il problema, però Edoardo si accomoda tranquillamente in panchina. Lo staff medico composto dal dottor Tamberi, dal fisioterapista Giannelli e dal preparatore atletico Frolli, siamo sicuri si riuscirà a rimettere in campo Edoardo Persico al più presto. 14 secondi a disposizione per Firenze per invertire la tendenza di questo secondo quarto che vede Piombino aver realizzato 10 punti, due soli punti per Firenze. La rimessa di Savoldelli, la ricezione di Diego Banti, Bianconi a trovare il taglio di Vico, ha spazio per prendere il 3 punti il numero 6, rimbalzo difensivo di Pedroni che spinge subito la transizione, prova a prendere vantaggio, è tornato il campo Fratto. Vedremo in questa occasione se sarà Fratto o Riva ad assumere la posizione di centro. Il ribaltamento sul lato debole di Iardella per Mazzantini. Gran canestro di Fratto di mano mancina. È un lusso avere un giocatore così che può coprire le due posizioni, Maurizio. Sì, due posizioni e poi che tira di destra e di sinistra così con questa facilità. 3 punti per Savoldelli. 3-6-2-5 più 11 basket golfo, 5 minuti e 20 secondi all'intervallo lungo, palla alle mani di Iardella, lo scarico per Riva, la ricezione ancora di Fratto, a contrastarlo Bianconi, 4 secondi allo scadere dell'azione, ancora porta a scuola Bianconi, si avvicina al centro, scivola sulla linea di fondo, appoggio Mancino e 2 punti usando il tabellone. Fratto anche lui raggiunge la doppia cifra a 10, un fattore importantissimo nell'economia del gioco giallo-blu, Francesco Fratto. Positivo anche l'impatto di Riva, fa sentire la presenza sotto i tabelloni, raccoglie il rimbalzo e consegna il pallone ad Alessio Iardella. La spinta sulla penetrazione di Iardella, il fallo di Drocker, in panchina pronto ad entrare Alessandro Procacci. Torna in panchina il capitano Iardella. Mosse e contromosse, due coach. Drocker in panchina, torna in campo con il numero 7 Nicola Bastone. Rimessa dal fondo per Pedroni. Siamo entrati nella seconda metà di gioco del secondo quarto. Lo scarico di Procacci. Il 3 punti di Pedroni. Il rimbalzo offensivo di Riva. Il tap-in per i primi 2 punti in maglia giallo-blu. Grande la lettura al rimbalzo di Riva. Bel canestro di Riva e si è proiettato a rimbalzo sui suoi 2 metri e spiccioli. Bravo, veramente bravo a seguire questo tiro di Pedroni. Ottimo, ottimo apporto di Riva per fino adesso in questa partita. Costretto a chiedere time out coach Nicolai. Il divario si sta facendo importante. 40-25, 15 punti di vantaggio per basket e golfo. 4 minuti e 14 all'intervallo lungo, deve riordinare le idee soprattutto in attacco il coach fiorentino. 5 soli punti realizzati in 5 minuti e 36 secondi. Il divario si fa crescente, Piombino continua a segnare con continuità. Gli errori sono compensati dai rimbalzi in attacco. Fratto spalla canestro al posto di Persico. È comunque una garanzia, una solbat decisamente godibile in questi primi 16 minuti qui al Palatenda. Sì, i ragazzi sono presentati veramente al top a questa prima giornata, stanno giocando tutti ai propri livelli. E Firenze la vedo
con difficoltà di amalgama, probabilmente cambiare 8 giocatori le prime partite si sente. Era il dubbio che avevamo, cioè se Firenze sarebbe riuscita a cambiare tutti questi giocatori, a trovare un gioco di squadra. All'inizio sembrava di sì, a lungo andare ora fanno più fatica. Però non mi fido di questi bei 15 punti di vantaggio. E sì, sono splendidi, però non mi fido di Firenze, perché è una squadra che mi fa paura sempre. Il palleggio di Mazzantini, difficoltà nel superamento della linea di metà campo, entra nei giochi e chiama il gioco corna Procacci, doppio pick and roll pronto per il play giallo-blu. Il taglio di Pedroni e il ritmo per prendere il tiro frontale Edoardo. 5 punti per lui, deve acquisire continuità e sicurezza anche la guardia piombinese classe 98. Un anno importante di conferma per lui, Maurizio. Sì, il ragazzo che è cresciuto anno per anno sempre di più, ha avuto sempre la fiducia degli allenatori e l'hanno sempre fatto giocare tanto, però lui è un ragazzo che si allena bene, si allena tanto e sul quale bisogna contare. Certo, è un giocatore che ha un pedigree, perché viene da delle giovanili dove ha vinto 2 campionati italiani e non è da tutti, quindi è un ragazzo che ha talento, però ha anche, secondo me, la voglia di giocare, la voglia di allenarsi, e quindi ogni anno mette qualcosa in più, anche sfruttando anche il fatto di giocare insieme a dei giocatori bravi come ci sono stati a Piombino in questi anni. Il secondo fallo di Riva manda in lunetta Bastone, che realizza il primo punto del proprio incontro. 5 errori dal campo per lui, 0 su 4 da 2, 0 su 1 da 3. Primo punto da lunetta e meno 16 per Firenze. 2 su 2 e meno 15, si è rimessa i Mazzantini, allunga la difesa Nicolai, difficoltà nella ricezione per Piombino. In posizione di play Edoardo Pedroni, il contatto con Savoldelli, lo scarico per Riva, palla in angolo per Procacci. La partenza in palleggio del numero 6, è un primo passo devastante quello di Alessandro. Sì, le famose 4 ruote motrici, se poi Firenze non ha i giusti adeguamenti in difesa, è chiaro che uno come Alessandro ci va a nozze. Quinto punto per lui, sul cubo dei cambi pronto Lion Mudom, e quarto fallo di squadra per basket e golfo. È il primo di Saverio Mazzantini. In panchina con il numero 7 Bastone, minuti in campo per il numero 27 Fiorentino. 2 minuti e 59 secondi alla sirena dell'intervallo lungo, rimessa laterale nelle mani di Vico, 14 secondi per il gioco di attacco di Firenze. La ricezione di Savoldelli fallisce la conclusione a 3 punti, rimbalzo di Fratto, lo scarico per Procacci, prende la fascia sinistra il numero 6, prova a battere Udum in palleggio, cambio difensivo che porta sulle sue tracce il numero 15 Banti. Il tiro ancora di Pedroni, la conclusione sfortunata del numero 3, si lotta a rimbalzo, esce, emerge vincitore Diego Banti, offre a Savoldelli la palla da giocare in transizione. Ancora Bianchi pronto sul cubo dei cambi, probabilmente uscirà a Riva, Maurizio gravato di 2 falli. La conclusione avventurosa di Vico al centro area, rimbalzo difensivo di Pedroni, secondo per lui. Prova l'isolamento Procacci, si mette in visione Mazzantini, extra pass di Pedroni per Riva, buona conclusione da 3 punti di Riva, riceve l'incitamento di Coach Andreazzi, in transizione il 3 punti di Bianconi. Udom a lottare a rimbalzo, a prevalere su Mazzantini, extra possesso per Firenze quando siamo entrati negli ultimi 120 secondi di gioco del secondo quarto. Arriva l'aiuto difensivo di Riva, terzo fallo per lui sul rimbalzo offensivo di Bianconi. È il nono rimbalzo offensivo per Firenze. Tra gli applausi del pubblico e della panchina si accomoda in panchina Riva, riceve il 5 di coach Andreazza e di tutto lo staff giallo-blu. Non ho più seguito Maul l'evolversi della situazione Persico. La borsa del ghiaccio evidente sulla parte sinistra della testa di Edoardo, che però mi sembra in buone condizioni visto da qua giù. 5 punti realizzati fino a questo momento da Bianconi, 1 su 1 da 2 punti, 1 su 2 da 3.
primo viaggio in lunetta per lui sul 44-27 per Basket Golfo. 4-4-2-8, sesto punto per Bianconi. Tira ancora con il 66,7% dal campo Basket Golfo, percentuale altissima. L'attacco giallo-blu alla prevalenza su quello viola, doveva essere probabilmente il contrario, doveva essere la difesa l'arma vincente di Piombino. Le percentuali offensive, 10 su 13 da 2, 6 su 11 da 3 in questo momento stanno facendo la differenza. Il tiro ancora da 3 punti per Edoardo Pedroni, 7 su 12, 4-7-2-9, più 18, 1 minuto e 20 secondi alla sirena del secondo quarto. La palla gestita da Savoldelli, prova a spezzare il taglio di Bianconi Camillo Bianchi, è in bonus Basket Golfo, due tiri liberi ancora per Bianconi. Probabilmente non mi ha sentito Maurizio, dicevo che se l'arma migliore nelle mani di Piombino doveva essere la difesa. Le percentuali stratosferiche, il 66,7% dal campo frutto del 10 su 13 da 2 e 7 su 11 da 3 sono in questo momento le armi che stanno facendo prevalere la banda di coach Andreazza su Firenze. Sì, un attacco omicidiale quello di Piombino, forse non ce l'aspettavamo, sì, però anche la difesa non è male, perché se pensi a un minuto alla fine del secondo tempino riusciamo a tenere una squadra come Firenze a 30 punti, vale 60 punti alla fine della partita, io ci metterei la firma su questo, indipendentemente da qualsiasi attacco si faccia. Ora il fallo di Udom per il possesso piano gialloblu, 24 secondi allo scadere dell'azione di attacco, la ricezione di Procacci, sulle sue tracce Udom, probabilmente un contatto da dietro non fischiato, prova a recuperare Procacci, non si concretizza la recuperata del numero 6 gialloblu. L'attacco di Firenze, il tiro in palleggio, resta il tiro di Vico, l'errore per lui, rimbalzo offensivo ancora per Diego Banti. Ancora un fischio a pulire la difesa gialloblu. Edoardo Pedroni, secondo fallo per lui. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco del secondo quarto. Savoldelli in lunetta. Realizza il primo punto, raggiunge quota 9. È il miglior marcatore per Firenze Savoldelli, ha staccato Bianconi, ferma a quota 8, con il secondo libero raggiunge la doppia cifra. Time out Andreazza, che ci vuole parlare su per probabilmente per costruire una buona azione di attacco, a 47 secondi e 9 decimi dalla fine del secondo quarto, con Piombino avanti di 15 sul 47-32. 60,7 la percentuale di Piombino, 31,4 quella di Firenze, che tira 8 su 26 da 2, 3 su 9 da 3 punti, raccoglie però 11 rimbalzi in attacco, 19 in totale contro i 16 di Piombino. I dati salienti statistici di questo match probabilmente si possono riassumere con la capacità balistica degli uomini di coach Andreazza, la deficienza al tiro degli uomini di coach Nicolai, ma la loro prevalenza nei rimbalzi di attacco. Sì, è chiaro che sbagliando tanti tiri ci sono anche tanti rimbalzi a disposizione, questo diciamo è vero, però 11 rimbalzi d'attacco in metà partita sono un bottino che non bisogna concedere a nessuno. Fortunatamente 15 punti di vantaggio sono una gran bella cosa, considerando anche questi 11 rimbalzi, 11 seconde possibilità che hanno avuto loro, hanno ancora più valore. Però questo è un dato sul quale bisogna riflettere. Sì, è vero quello che dicevamo prima, che Firenze è una squadra alta, una squadra anche esperta, una squadra difficile da contrastare sotto le plance, ma 11 rimbalzi in metà partita sono decisamente troppi. Il parziale del secondo quarto è di 23-12 per Basket Golfo Piombino, dopo il 24-20 con il quale si era chiusa la prima frazione di gioco. Procacci, Bianchi, Mazzantini, Pedroni e Fratto. La partenza a sinistra di Mazzantini, palleggio resta il tiro del numero 11, l'ennesimo rimbalzo difensivo di Banti, la transizione gestita da Vico, lo scarico per Savoldelli, palla di mani di Bianconi fronteggiato da Bianchi, il taglio di Vico, la ricezione di Diego Banti, lo scarico per Udom, 8 secondi alla scadenazione di attacco,
doveva trovare una soluzione individuale Firenze, non un tiro costruito. La cerca Bianconi, l'ennesimo rimbalzo difensivo di Fratto. Allo scadere il fallo antisportivo di Udom, un gran regalo per Basket Golfo. A 8 decimi dallo scadere del secondo quarto si ripete sostanzialmente quello che era venuto alla fine del primo, a parti invertite naturalmente. Sì, ma mentre il primo Procacci su Cuccarolo non aveva altra scelta, questo di Udom mi sembra veramente una follia. A 8 decimi di secondo alla fine ci può stare il fallo, ma addirittura così plateale mi sembra veramente una follia. C'è due tiri liberi e la possibilità di fare un ulteriore tiro da parte nostra. Converte un solo tiro libero Procacci, 4-8-3-2 più 16, 8 decimi. Pedroni a raccogliere il passaggio di Mazzantini, non va lontano dal bersaglio grosso la conclusione di Edoardo. Secondo quarto che si chiude sul 48-32 per Basket Golfo Piombino grazie a un parziale di 24-12 nel secondo. 6 punti di Procacci, 8 di Pedroni, 5 di Mazzantini, 12 di Bianchi, 10 di Fratto, 2 di Riva, 2 di Persico, 3 di Ardella per i gialloblu piombinesi. 6 di Vico, 8 di Bianconi, 10 Savoldelli, 2 di Bastone, 2 di Cuccarolo, 2 di Attoni, 2 di Banti per la squadra in maglia viola guidata da Andrea Nicolai. Riccardo e Maurizio vi salutano, vi danno appuntamento alla ripresa del gioco per l'inizio del terzo quarto qui dal Palatenda. Nuovamente collegati con le tribune del Palatenda di Piombino, sta per scadere l'intervallo lungo del primo match della stagione agonistica 2018-2019. Incontro di cartello qui sul parquet piombinese tra Solbat Basket Golfo Piombino e All Food Fiorentina Basket. Due quarti appannaggio di Basket Golfo che guida il punteggio sul 48-32 grazie ai due quarti da 24-20 e 24-12. La difesa di Piombino nel secondo quarto ha fatto la differenza, la continuità dell'attacco gialloblu ha scavato il solco che tra al momento divide le due squadre, Maurizio. Sì, una buona difesa e un ottimo attacco. Sulla difesa, sai, non avevamo grossi dubbi, visto anche il campionato dell'altro anno, dove coach Andreazza punta molto sulla difesa e questi ragazzi ci mettono tutta la voglia e l'intensità possibile. L'attacco, vederla a questi livelli, è un lusso, speriamo di poterci concedere più di una volta durante il campionato, perché con queste percentuali qui, viaggiare a queste percentuali qui è da grande squadra. Il dato preciso 56,7% dal campo grazie al 10 su 16 da 2 punti, 7 su 14 da 3, praticamente perfetti nel tiro libero, 7 su 8 con l'unico errore di Procacci. Dall'altra parte Fiorentina tira con il 30,6 complessivo, 8 su 27 da 2, 3 su 9 da 3 punti, 7 su 10 dalla linea del tiro libero. L'equilibrio al rimbalzo tutto sommato è sostanziale, 21 rimbalzi per Firenze, 17 per Piombino, ma il dato, ripetiamo, che emerge è quello dei rimbalzi offensivi. Sono 11 quelli catturati dagli uomini di coach Nicolai che, nonostante le seconde opportunità, non sono riusciti a stare in scia a Basket Golfo, Maurizio. Sì, è vero. Fortunatamente, ma un po' anche perché noi abbiamo difeso veramente bene. Vedo rientrare Persico, ottima notizia, perché i tre falli di Riva con Persico indisponibile sarebbero stati una brutta notizia. Tre falli di Riva con Persico in campo, insomma, hanno un altro peso. Vedo che Firenze rischiera Cuccarolo, quindi le corazzate in campo. Mazzantini, Procacci, Pedroni, Fratto, Persico per Basket Golfo. Vico, Bianconi, Berti, Bastone e Banti per... anzi no, è Cuccarolo in campo. Cuccarolo, Savoldelli, Bianconi. La penetrazione di Mazzantini, l'appoggio Mancino al vetro ad aprire le marcature nel terzo quarto. Due punti anche per il numero 11 che raggiunge quota 7, regala il più 18 a Piombino. Riceve Cuccarolo, arriva il fallo di Persico, è il terzo fallo anche per Edoardo. La scelta probabilmente migliore è quella di alzare le braccia e aspettare
che Cuccarolo giochi, perché contrastarlo è difficile, si rischia il fischio arbitrale. Sì, è vero, comunque farlo lavorare così per poter trovare un tiro a un giocatore fra virgolette anziano poi porta dei frutti. Però è chiaro che se lassù non ci puoi arrivare, quindi tieni le braccia alte e farlo lavorare più possibile in modo da fargli fare un tiro più difficoltoso possibile. Ancora discussioni al tavolo, non riusciamo a capire, coach Nicolai, quale problema sollevi rispetto alla gestione del match. Il primo arbitro, il signor Picchi, ancora al tavolo per verificare la correttezza del tempo sul tabellone. Tutto tempo che consente a Cuccarolo di aggiustare ancora la mira. Fino a questo momento tre errori da linea del tiro libero per il numero 14. 9 minuti e 0,5 adesso il tempo corretto sul tabellone del Palatenda. La pausa è stata fruttuosa per Cuccarolo, che realizza il terzo punto del proprio incontro. Porta Firenze sul meno 17. Secondo minuto del terzo quarto, il palleggio di Procacci. Lo scarico per Persico, la lettura di Bianconi. Lo scarico per Vico, che prende dal palleggio il tre punti. La spinta di Cuccarolo Cuccarolo. Buona posizione difensiva in taglia fuori di Fratto, che costringe Cuccarolo a spingere. Primo fallo per il numero 14, messa al fondo per Mazzantini. La ricezione di Pedroni, non si è acceso nessun numero accanto a Cuccarolo, Maurizio. Non so a chi sia stato attribuito questo fallo personale. Poco importa il tocco dello stesso Cuccarolo. 12 secondi per l'azione di attacco per Basket Golfo. La rimessa dal fondo. Secondo me, da come ha mimato il numero l'arbitro, forse al numero 18 è stato attribuito. Bianconi, fallo commesso sul sito della Lega. Maurizio ha letto bene l'indicazione. Ha letto benissimo il gioco Pedroni per la bomba del più 20. 5-3-3-3. Sta assumendo dimensioni importanti il vantaggio di Piombino, che continua a tirare con percentuali altissime. Rende difficile la vita in attacco a Firenze. Infrazione di passi per me. Infrazione di passi anche per l'arbitro. Bravo Riccardo. Ha mosso il perno in maniera non adeguata Cuccarolo. Palla persa per il numero 14. 5-1 il parziale con il quale Basket Golfo ha aperto il terzo quarto. Aumenta la pressione difensiva di Firenze. In tranquillità Procacci a superare la linea metà campo. Chiama il blocco di Persico. C'ha due opzioni Procacci. Trova nel pitturato Persico. Lo scarico per Pedroni. Si torna da Persico, che attacca Cuccarolo. Il semigancio mancino di Edoardo, l'errore per lui. Savoldelli a spingere a transizione, gestita da Vico, che va fino in fondo, raccoglie il fallo della difesa gialloblu. 2 tiri liberi per Vico, che attacca prepotentemente dal palleggio la difesa gialloblu. Il terzo fallo anche per Pedroni, secondo di squadra per Basket Golfo. Non è entrato ancora nelle rotazioni il giovane Molteni, Maurizio. Diamo tempo al ragazzo di adattarsi al nuovo campionato, reduce solo da un campionato di C-Silver, se non sbaglio, deve ancora trovare la dimestichezza con un campionato difficile come la Serie B. Sì, è un ragazzo giovane, avrà tempo di trovare i suoi spazi, avrà tempo di giocare anche lui, perché Andreazza non fa giocare i suoi ragazzi. Certo, con Pedroni in questa forma e anche Procacci in questa forma, per lui è un po' difficile trovare spazio oggi, ma avrà sicuramente i suoi momenti, perché il ragazzo c'è, io l'ho visto allenarsi e mi sembra che sia un ragazzo valido. 2 liberi a bersaglio per Vico, raggiunge quota 8 e 5-3-3-5 sul tabellone del Palatenda. 7 minuti e 30 secondi allo scadere del terzo quarto.
lo scarico di Procacci per Pedroni, raccoglie il palleggio il numero 3. 7 secondi la squadra di reazione di attacco. Procacci a giocarsi l'uno contro uno con Bianconi. Palleggio resta il tiro del numero 6. Se questo è un giocatore che aveva problemi fisici alla caviglia in settimana, sembra averli superati brillantemente. Mi sembra proprio di sì, mi sembra proprio sia fisicamente, ma poi è in fiducia, c'è con la testa, mi sembra sia veramente in forma smagliante. Ancora un gran canestro per Vico dall'altra parte con l'appoggio mancino, 4 punti consecutivi del numero 6, ancora meno 18. Il palleggio di Procacci, entra ed esce dall'area di Firenze, lo scarico di Mazzantini, tiro da 3 punti fallito da Fratto che chiede scusa alla panchina per l'errore. Costo costo di Simone Berti, rimbalzo offensivo di Cuccarolo per il facile appoggio del 5-5-3-9, meno 16 Firenze. Piombino non deve concedere a Firenze l'opportunità di sentirsi nel match. Questo fallo in attacco, il quarto di Pedroni, è sanguinoso per l'economia del quarto gialloblu. Sì, oltretutto secondo me non c'era nemmeno, non è che io voglio entrare nell'operato degli arbitri, e mi sembra che fino a questo punto abbiano fatto un ottimo lavoro. A me questo fallo non sembrava assolutamente, però l'arbitro ha visto così, è inutile protestare. Procacci, Mazzantini, Iardella che prende il posto di Pedroni, Fratto e Persico il quintetto giallo-blu. Il taglio lungo la linea di fondo di Bianconi, recupera su di lui Fratto, spezza il taglio di Cuccarolo Persico, la difesa del centro giallo-blu. È dura arrivare lassù, 2 punti ancora per Cuccarolo, non va fatto entrare nel match, se riceve lì è difficile contrastarlo. Edoardo Persico con 3 falli non può opporre più di tanto resistenza al centro fiorentino. Sì, però si può anche dare un aiuto, sempre farlo giocare sempre uno contro uno. È chiaro che siamo in sofferenza, però anche dargli magari un aiuto non sarebbe male. Dalla spazzatura raccoglie un gran pallone Fratto, 2 punti importanti per spezzare il ritmo a Firenze che aveva provato il riavvicinamento. Nuovamente più 16. 12 punti per Fratto che raggiunge Bianchi come miglior realizzatore, il lob che intendeva servire Cuccarolo, la palla si spegne oltre la linea di fondo, palla recuperata Piombino gestita da Mazzantini, la ricezione di Procacci, arriva il raddoppio di Vico, i due numero 6 a confrontarsi, cambio di marcatura, Savoldelli sulle tracce del play giallo-blu, Bianconi ad accoppiarsi con Fratto, Mazzantini a trovare Iardella, mismatch contro Bianconi, 5 secondi allo scadere dell'azione di attacco, crossover di Iardella, fallo di Bianconi, va lasciato sul posto Iardella, è andato fino in fondo a cercare il fallo e la conclusione da sotto. Sì, la velocità di Iardella contro i centimetri di Bianconi, è chiaro che se lo porta lontano dal canestro Bianconi ha tutto da perdere. E meno male perché il tempo stava per finire, buona azione di Iardella. Terzo fallo Bianconi, costretto a tornare in panchina, torna in campo con il numero 11 Iattoni, lo scarico di Iardella per Procacci, arresto e tiro del numero 6, errore per lui, gran rimbalzo offensivo di Mazzantini che offre a Iardella l'opportunità del 3 punti dall'angolo fallito, si lotta il rimbalzo, la virata di Vico, gli spenge la luce Edoardo Persico, in transizione Fratto a prendere il 3 punti, corre dall'altra parte Persico, infortunio a Vico, fermo nel pitturato giallo-blu, Cuccarolo chiede agli arbitri di interrompere prima l'azione di gioco. Non abbiamo visto sinceramente cosa sia successo. Notavo con piacere la corsa contemporanea di Persico e Cuccarolo nel recupero. Vedere due uomini di quelle dimensioni correre così velocemente per fare rimorchio in attacco e per rientrare velocemente in difesa fa capire quanto sia bello questo sport, dove uomini di queste dimensioni riescono a produrre prestazioni atletiche di altissimo livello.
Sì, peccato che Fratto non ha fatto canestro, perché sarebbe stato un bel colpo, uno di quei canestri che a volte valgono più dei 3 punti per quanto pesano. Purtroppo si è fatto male Vico, è andato a scontrarsi con Persico, se non erro, che gli ha spento la luce. E meno male non si è fatto niente, sta rientrando in panchina con le sue gambe, per cui solo una botta, come è successo nel primo tempo per Persico, quello che sembra almeno. Prendere il posto di Vico in quintetto il numero 7 Nicola Bastone. La rimessa dal fondo per Firenze, che deve ricostruire ancora il match sul meno 16. Pareggio fino a questo momento a 9 nel parziale del terzo quarto. Espulso il dirigente accompagnatore di Firenze per le reiterate proteste nei confronti del tavolo degli ufficiali di campo e del commissario di gara. Opportunità importante per Piombino, dalla rimessa a Firenze il tiri liberi e il possesso giallo-blu. Non un buon momento per farci espellere sicuramente. Quando si rischiano questi atteggiamenti non bisogna farli palla in mano, perché se no il danno è doppio, perché oltre ai tiri liberi c'è anche il possesso della palla che tu perdi. Però sai, quando succedono queste cose qui succedono per scatti d'ira e quindi non è che ci si può pensare, ecco. L'atteggiamento però nei confronti del tavolo degli ufficiali di campo e degli arbitri era da qualche minuto probabilmente sopra le righe. Iardella non pulisce, fallendo il primo libero, manda a bersaglio il secondo. Ulteriore possesso sul più 17. Iardella, Procacci, Persico, Mazzantini e Fratto, il quintetto di coach Andreazza. La ricezione di Procacci, fronteggiato da Savoldelli, mismatch, lo scarico a centro aria per Persico. Buon gioco a due tra il play giallo-blu ed il suo centro. Arriva il fallo di Cuccarolo, 2 tiri liberi per Persico. Una buona lettura da parte di Procacci. Ottima, ma anche Persico ha seguito bene l'azione, ha ricevuto bene e è andato a tirare con un semigancio di alta scuola. E peccato non ha fatto 2 punti, perché se ne sarebbe meritati tutti. La mano dolce di Persico a trovare il fondo della retina dalla linea del tiro libero per il più 18, 5-9-4-1, 6-0-4-1, più 19 basket golfo. Superata la metà del terzo quarto, 4 minuti e 10 alla fine del terzo periodo, con Piombino avanti di 19, la difesa forte di Iardella, dà sempre il proprio contributo nelle due metà campo il numero 4 giallo-blu. C'è uno scontro tra Iardella e Procacci. A spazio Savoldelli per prendere il 3 punti. Il rimbalzo offensivo di Bastone, il fallo di Iardella. Si tocca il ginocchio Iardella, ogni volta un brivido ci corre lungo la schiena, Maurizio, quando sia da una parte che dall'altra, anche nell'occasione di Vico precedentemente. Quando vediamo un giocatore accasciarsi per un infortunio ci preoccupiamo sempre delle condizioni fisiche. Mazzantini a tornare in panchina, a lasciare il posto a Camillo Bianchi. L'impatto di Camillo Bianchi sul match nella prima parte è stato devastante, Maurizio. Sì, è stato un impatto devastante, ha detto bene te, perché ha portato intensità, punti, ma poi punti pesanti e belli anche da vedere. Ma poi sai, Camillo dà sempre, il suo apporto lo dà sempre, se è in giornata di tiro c'ha anche dei buoni punti nelle mani, se non è in giornata di tiro riesce sempre in difesa a essere presente, è uno di quei giocatori che qualunque allenatore vorrebbe allenare. Percentuali altissime, 2 su 4 da 2, 2 su 3 dalla linea dei 3 punti, 2 su 2 dalla linea del tiro libero. Una gran prestazione per Camillo, la ricezione di Cuccarolo, si muove spalla canestro contro Persico, lo costringe a raccogliere il palleggio. Grande azione difensiva di Piombino che costringe Savoldelli a calpestare la linea laterale. E l'ottava palla persa per Firenze, 5 per Piombino, 60-41.
sul tabellone del Palatenda, 52,5% dal campo per Piombino, 33,3% per Firenze. Si è interrotta un po' anche la serie dei rimbalzi offensivi dopo gli 11 dei primi due quarti, adesso Firenze è ferma a 13, ancora mismatch. Iardella a provare a battere Cuccarolo, che non può tenere la partenza in palleggio della guardia gialloblu. Fallito lo scarico per Persico, Savoldelli in transizione, il taglio forte di Iattoni, il tocco della difesa gialloblu. Non ho visto chi fu. Ottimo l'intervento di Fratto, tutto cuoio sotto la sua mano e la palla è andata fuori senza commettere fallo. Ottimo questo intervento. 17 secondi per Firenze, la ricezione di Savoldelli, l'errore per lui, svetta il rimbalzo Persico che serve a Procacci, il pallone da gestire a 3 minuti e 8 secondi alla fine del terzo quarto. Il contatto forte di Fratto con Iattoni che recupera palla, la transizione di Firenze, il sottomano di Savoldelli, due punti comodi per il numero 9. E time out immediato richiesto da coach Andreazza. Più 17 Piombino, 2 minuti e 57 secondi alla fine di un terzo quarto, appannaggio di Piombino con il parziale di 12-11. Fino a che viaggiamo su binari di equilibrio, a noi sta bene Maurizio, mantenere questo vantaggio sarebbe chiaramente un vantaggio enorme per entrare negli ultimi 10 minuti di gioco. Sì, sicuramente questo vantaggio è un vantaggio abbastanza, è un vantaggio che dà tranquillità. Io non, come ho detto prima, non mi fido tanto, però insomma 17 punti, 2,57 alla fine del terzo quarto è una bella dote da portarsi nell'ultimo quarto, speriamo di mantenerla. I ragazzi li vedo bene in palla, in difesa giocano di intensità ma anche giocano con la testa, quindi li vedo abbastanza bene. E in attacco abbiamo perso un po' di quella lucidità, abbiamo perso qualche palla, insomma vediamo, anche la stanchezza comincia a farsi sentire, però anche per questo succede anche a loro. Vediamo ora di chiudere bene questo tempino per cominciare al meglio l'ultimo quarto. Loro stanno facendo uno sforzo, un grande sforzo in difesa, come vedi ci prestano tutte le rimesse sperando di, vedi, purtroppo abbiamo perso una palla. In uscita dal time out la difesa di Firenze sporca il possesso gialloblu, palla persa Piombino e rimessa dal fondo per Firenze con 14 secondi a disposizione. Il blocco di Cuccarolo, la lettura di Iardella a restituire subito il favore a Firenze. I galloni di capitano responsabilizzano ancora di più il Marin Livornese, Maurizio. Intanto un'altra penetrazione, spacca difese per Procacci, l'appoggio Mancino, era importante uscire dal time out in maniera positiva, la palla persa sulla rimessa ci aveva fatto tremare, ma la risposta di giallo blu è stata molto determinata e volitiva. Sì, loro stanno producendo il massimo sforzo per avvicinarsi e ci mettono le mani addosso continuamente, noi non bisogna accettare questa cosa, proprio come si diceva prima, per il vantaggio che ci abbiamo, quindi giochiamo per bene senza accettare questo tipo di piccola provocazione. Palla recuperata ancora da Procacci, l'uno contro uno di Iardella, lo scarico per Persico, l'extra pass per Camillo, toccano praticamente il pallone tutti gialloblu, mancano 3 secondi per la fine dell'azione di attacco, forse un eccesso di confidenza, un tiro prima forse era più produttivo, Maurizio, che tutti questi passaggi. Sì, ci poteva stare un tiro prima in un paio d'occasioni, ma va bene anche un extra pass come hanno fatto. E dicevo prima, loro ci stanno mettendo le mani addosso, o in questo momento un po' troppo, l'arbitro bisognerebbe ci tutelassero un po' di più. Comunque due secondi alla fine dell'azione, quindi cerchiamo di trovare un buon tiro. Continua il rapporto non felice tra la panchina di Firenze e il tavolo degli ufficiali di campo, le proteste continue di coach Nicolai, probabilmente non ravvisa la necessaria tempestività nelle risposte alle proprie richieste. Un po' sopra le righe l'atteggiamento dell'ex nazionale
Andrea, 2 secondi alla fine. Non escludo che sia una mossa anche per far pensare i gialloblu a questa rimessa, qualche secondo in più per permettere alla propria difesa di piazzarsi meglio. Tutto è fermo, 1 minuto e 53 secondi allo scadere del terzo quarto. 6-2-4-3 per Basket Golfo. Ha raggiunto la doppia cifra anche Procacci. Doppia cifra per Camillo Bianchi, doppia cifra per Fratto, doppia cifra per Pedroni. 4 uomini in doppia cifra a 1 minuto e 53 secondi alla fine del terzo quarto. È un bottino invidiabile per qualsiasi squadra. Sì, è un bottino invidiabile, è un bel lusso, però insomma, sono tutti meritati, eh. Il tiro in emergenza scoccato da Camillo dopo che la palla di Yardella aveva toccato il ferro. È rientrato Vico, le condizioni del numero 6 sono sostenibili per il match dopo il contatto con Persico al centro area. La partenza in palleggio e il fallo dell'altro numero 6, secondo fallo per Procacci. Rispetto all'anno scorso, ma speriamo di non essere smentiti. La continua spesso caduta di Procacci nei falli in attacco fino a questo momento non si è vista. Sì, fortunatamente no, probabilmente anche perché è in forma fisica, e quindi questo succede quando siamo in forma fisica, si fa anche meno falli. Però non deve ora protestare con l'arbitro, perché sicuramente ora sarà, nell'ultimo tempo sarà oggetto di attenzioni particolari, quindi è bene che non protesti con l'arbitro. Docker è stato messo apposta in campo per fargli perdere lucidità, per stargli addosso, per consumare dei falli. Quindi deve fare, diciamo, leva sui nervi saldi più che sulle qualità balistiche. Falli da spendere Firenze, 3 falli commessi in questo quarto. Piombino ha già raggiunto il bonus. Vico a mettere la coppia di liberi del meno 17. La rimessa di Mazzantini, la pressione di Drocker su Procacci, che supera la linea metà campo. 19 secondi per l'azione di attacco gialloblu. Lo scarico per Bianchi, si ritorna da Procacci, prova a battere in uno contro uno il numero 15 Diego Banti. Rimbalzo non è stato resettato, il cronometro dei 24, è costretto a prendere il tiro Camillo. Una fase confusa che non può che favorire Firenze, che in questo momento deve metterla sul piano fisico dei nervi per cercare di rientrare. Piombino deve avere la forza di ragionare questi ultimi secondi del quarto per entrare negli ultimi 10 minuti con un vantaggio sensibile. C'è un fallo antisportivo, è Sebastian Vico accusato del fallo antisportivo. 2 liberi e possesso per i gialloblu. Un regalo importante nell'economia del match per Basket Golfo. Sì, si erano allacciati, stavano cercando tutte e due di prendere la posizione. Non sono tanto favorevole all'antisportiva, avrei fischiato un fallo normale. Sono due giocatori di 1,95 m, cercano di 1,93 m, che cercano di prendere una posizione. È chiaro che ci mettono il fisico sopra. Fortunatamente noi godiamo di questo vantaggio ora, però insomma non mi piace, tutti questi antisportivi non mi piacciono. Raccoglie i frutti del fischio Camillo Bianchi con 2 liberi a bersaglio. Anche Firenze in bonus negli ultimi 45 secondi di gioco. La partenza in palleggio di Yardella, lo scarico per Bianchi, l'errore al tiro del numero 13. Rimbalzo difensivo di Firenze. Chiama la transizione difensiva coach Andreazza, arriva il fallo di Yardella. 2 liberi per Vico e 34 secondi e 6 decimi sul cronometro del terzo quarto. Ha raggiunto quota 12 Vico, 4 su 10 da 2, 0 su 2 da 3, 4 su 4 da 3 punti. Si scusa Yardella per il contatto leggermente sopra la riga con il avversario numero 6, che si appresta al terzo viaggio in lunetta del proprio match, perfetto fino a questo momento. Continua la serie 5 su 5 per lui.
funzionato la guffata, Mau, perfetto fino a questo momento, primo errore per Vico. La rimessa rimane, premia ancora Firenze. 32 secondi e 6 decimi per lo scadere del primo quarto. C'è spazio per un attacco a testa in questa fase finale del terzo quarto. La ricezione di Banti. Lo scarico per Iattoni, lo scarico fuori ancora per Bastone. Il tiro da fuori, si lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco è di Camillo. 14, c'è discrepanza tra il cronometro del match e quello del possesso. Non escludo ci fosse un malandrino, la malandrina trattenuta di Iattoni sul rimbalzo difensivo di Camillo. 3-4 ragazzi di oltre 1,90 in un metro quadrato, è difficile riuscire a capire meglio dell'arbitro che è lì quello è successo. Sicuramente c'è stato anche un po' di bagarre, diciamo, va. Comunque rimessa dal fondo per Firenze. Sembra non voler finire mai questo terzo quarto, Maurizio, è lunghissimo. Piombino però conserva 18 punti di vantaggio. L'isolamento di Vico, arriva il blocco di Banti. Lo scarico letto da Mazzantini. Non tocca il pallone il numero 11 giallo-blu. Palla recuperata Piombino, 6 secondi e un decimo allo scadere del quarto. La ricezione di Procacci, c'è tempo per costruire un buon tiro. In emergenza Iardella si ferma sul primo ferro. La conclusione di Alessio. L'applauso convinto di coach Andreazza e i propri uomini. Terzo quarto da 16-14 per Piombino, che ha diminuito le proprie percentuali di realizzazione, ma ha tenuto ancora a Firenze un punteggio basso, 14 punti realizzati dopo i 12 del secondo quarto e 20 del primo. 10 punti Procacci, 4 Iardella, 14 Bianchi, 4 Persico, 7 Mazzantini, 2 Riva, 12 Fratto, 11 Pedroni per Basket Golfo Piombino. Per Firenze 13 Vico, 2 Bastone, 7 Cuccarolo, 12 Savoldelli, 2 Banti, 2 per Iattoni a chiudere il fatturato di Firenze. Scese le percentuali sotto il 50% Basket Golfo al 47,8, 32,6 per All Food Fiorentina Basket, 14 su 25 da 2, 8 su 21 da 3, 12 su 14 dalla linea del tiro libero per Basket Golfo, 12 su 35, 3 su 11 da 3 punti, 13 su 18 linea del tiro libero. Ancora assolutamente padrona dei rimbalzi Firenze, 33-24, 15 rimbalzi in attacco. Non prende molte conclusioni da 3 punti Firenze, preferisce il gioco dentro il pitturato avendo una batteria di lunghi fortissima. Sì, Firenze rispetto all'altro anno ha cambiato il proprio gioco. L'altro anno c'aveva dei giocatori da tre punti, cioè faceva molto affidamento sul tiro da tre punti, dove spiccavano Genovese e altri. Però ora invece sta giocando più di sistema, sta giocando più sui lunghi, sta giocando sulle trame di gioco. E effettivamente gioca discretamente. Fortunatamente però noi stiamo difendendo molto bene, anche l'ultima difesa del tempo abbiamo... Vero che abbiamo concesso due seconde palle, ma tutte e due le volte loro non sono riusciti a fare canestro e l'ultima volta l'hanno buttata proprio via. Noi eravamo lì sul pezzo. Quindi se riusciamo a tenere questa intensità fino alla fine, con questo punteggio qui, insomma, non dovrebbero esserci grossi problemi. Facciamo i dovuti scongiuri e speriamo i nostri ragazzi tengano ancora questi nervi salti e questa mentalità fino alla fine. Iardella, Bianchi, Persico, Mazzantini, Fratto, il quintetto di coach Andreazza. Possesso Fiorentina, comincia l'ultimo e decisivo quarto qui al Palatenda. Palla nelle mani di Capitan Berti, lo scarico per Vico. Palla ancora nelle mani del capitano Viola. La penetrazione a sinistra. Potenziale gioco da tre punti in apertura di ultimo quarto, fallo di Fratto, è il primo per lui, ma potenziale gioco da tre punti, 11 secondi trascorsi, tre punti per Firenze, non è il modo migliore per aprire le ostilità in questo ultimo periodo.
No, oltretutto è quello che dicevo prima, a me Berti piace tanto anche per questo, perché riesce, anche se marcato da uno più alto, con il fisico che c'ha e la tecnica che ha, a essere pericoloso, e questa è la dimostrazione. 5 punti per lui e meno 15 Firenze. Zona Firenze, Mau. Raccoglie il palleggio Bianchi. Sembra funzionare la prima difesa per Firenze. Non la punisce Fratto da sotto. Si lotta al rimbalzo. Ancora Fratto. Importantissimo questo pallone. Il contatto con l'avversario. Prova a chiudere la Iardella. Momenti di confusione. Può solo guadagnarci Firenze in questo frangente, Mau. Sì, è bene non castarci. È uscito Procacci e quindi siamo meno lucidi in attacco. Loro stanno provando ora con una zona allungata sul campo. Noi bisogna tenere i nervi saldi e riuscire a organizzare un buon attacco. Entra in ritmo anche il tifo gialloblu, sente il momento di difficoltà per i gialloblu. Il palleggio di Iardella, Mazzantini rifiuta il tiro da 3 punti, trova ancora Iardella, lo scarico per Bianchi, mette palla in terra Camillo, tiene il contatto, subisce il fallo, guadagna il diritto a 2 tiri liberi. Fallo di Vico, Bianchi molto sportivamente lo aiuta a riprendere la posizione verticale. 2 tiri liberi per Bianchi, azione manovrata diremmo, che ha portato Camilla ad una conclusione non limpidissima ma di intensità, di voglia, ha fatto saltare il proprio difensore, ha cercato il contatto, ha trovato il fallo, forse il massimo da raccogliere in queste circostanze. Sì, bisogna avere pazienza, per attaccare la zona bisogna avere pazienza, i ragazzi ce l'hanno avuto e cercare di occupare gli spazi che la zona lascia liberi, specialmente questa 1-3-1, bisogna cercare di andare nelle mezze misure dove non c'è copertura, e Bianchi ha fatto questo, però ha fatto questo dopo che l'attacco aveva fatto girare la zona un paio di volte, è così che si attacca. Peccato per questo tiro libero uscito. È il primo errore di Camillo dalla linea. Realizza il secondo, riporta Piombino su un confortevole più 16. 8 minuti e 40 secondi alla fine del match. L'attacco fiorentino nelle mani di Vico. Prende il tiro da 3 punti, il numero 6, lo fallisce. Rimbalzo di Edoardo Persico, 3-1 il parziale dell'ultimo quarto per Firenze, lo scarico comodo di Iardella per Fratto, si torna dal capitano, palla in angolo per Camillo, sente il tiro Camillo, importante tocco al rimbalzo offensivo di Fratto, se abbiamo perso un Cobra può darsi abbiamo trovato un Mamba del Pittura. Sì, è un paio di volte la palla è andata dove era lui e questo fa ben sperare. Troviamo un altro soprannome, può essere il Mamba del Pitturato, il Crotalo, va bene qualsiasi. Ci daranno la laurea d'onore in erpetologia, Maurizio. La conclusione fallita da sotto da Alessio Iardella. Dall'altra parte pronti Lunetta con il numero 7 Bastone. Cambio Piombino. Procacci e Pedronia pronti ad entrare per calcio Andreazza, escono Iardella e Persico, abbassa il quintetto il calcio gialloblu, probabilmente con la pressione accentuata di Firenze più trattatori buoni di palla per superare la pressione fiorentina sono necessari in questo momento. Sì, in questi ultimi 7 minuti la lucidità di Procacci ci fa comodo. E anche peccato che Pedroni ha 4 falli, deve stare attento in difesa, però abbiamo anche Iardella in panchina e quindi insomma mi sento abbastanza tranquillo per le guardie. 2 liberi a bersaglio per Bastone, ancora la zona di Firenze, c'è un fischio lontano dalla palla.
fallo alla difesa di Firenze. Mi sembrava Fratto stesse tornando in difesa, forse si era accusato del contatto, Mau. Sì, non si è capito bene perché Fratto si è fermato a protestare con l'arbitro per un fallo subito. Infatti sembra, aspetta, perché non si capisce bene cosa abbia segnato l'arbitro. Era semplicemente sbagliato la direzione. Il fallo è di Fratto. Il fallo è di Fratto, sì, aveva segnato un numero diverso prima. Probabilmente era il numero 10, ma aveva indicato con il braccio l'attacco a sinistra e non a destra. Sì, mi sembrava addirittura avesse segnalato il numero 20, forse l'aveva visto male. Svelato anche questo arcano, attacco per Firenze. Bianconi a far saltare Pedroni, prova la rubata Procacci. Fallisce la conclusione sotto Bianconi, ancora un rimbalzo offensivo per Firenze, extra possesso gestito da Bastone, palla nelle mani di Savoldelli. Raccoglie il palleggio il numero 9, la difesa forte di Fratto. Oltre i limiti sostenibili il contatto fisico di Fratto, che poi prova a protestare con gli arbitri. Fischio legittimo assolutamente, secondo me, Maurizio. Sì, fischio legittimo e un fallo nemmeno tanto, diciamo, utile, vai, perché si porta il quarto fallo di squadra e poi lassù in cima mettere le mani sulla palla per cosa? Cioè non c'è pericolo, insomma, ecco, secondo me non ci stava. Vediamo ora cosa ha fischiato l'arbitro. Ancora palla a Fratto. No, ha fischiato un fallo non a Fratto questo punto, questo qui, forse al numero 6 Procacci. Infatti si illumina il terzo fallo per Procacci. Situazioni convulse, confuse, nelle quali c'è tutto da perdere, niente da guadagnare in questo momento. Anche perché siamo sempre nella nostra area. 5 minuti e siamo lì, fra seconde palle, palle perse, falli in attacco, si sta giocando sempre dalla nostra parte. Ci vorrebbe un canestrino o due per rimettere le cose a posto. Due su due anche per Berti. Se concediamo a Firenze l'opportunità di andare in lunetta ripetutamente, è chiaro che la possibilità che rientrino in partita aumenta, tant'è che si sono riportati sul meno 12. Avremo bisogno anche di un paio di canestri di Mazzantini in questo frangente. E invece ancora una palla persa. Coach Andreazza, bisogna che provi ad invertire la rotta, perché Firenze sta acquistando consapevolezza, forza. Il pubblico gialloblu è ammutolito, si sente solo l'incitamento dei tifosi viola. Sul palatenda sta calando la paura, secondo me, Maurizio. Un pochino sì, perché questa è una squadra che fa paura, perché questa è una squadra che se prende un vantaggio sa gestirlo. E quindi noi bisogna tenere i nervi saldi, lo dicevo già prima. Bisogna avere pazienza, attaccare questa zona, avere pazienza, perché se abbiamo pazienza troviamo dei buoni tiri, se troviamo dei buoni tiri probabilmente abbiamo anche giocatori con delle buone mani. Non bisogna cascare in provocazioni, non bisogna fare falli inutili e soprattutto canestri facili, bisogna farli lavorare tanto per trovare un canestro. Nessun canestro realizzato dal campo. Così, bisogna farli lavorare forte in attacco, perché noi facciamo una difesa di intensità. Non bisogna mantenere questa intensità. 6 minuti sono tanti per una partita di basket. E quindi non possiamo mollare per nessun motivo. La marea gialloblu capisce il momento e fa sentire la propria voce. Due secondi allo scadere, in emergenza il tiro di Edoardo. Il contropiede di Firenze, rinuncia al tiro veloce Capitan Berti. Trova lo scarico per Bastone. 4 minuti trascorsi, Maurizio, e nessun canestro dal campo per Piombino. Un solo punto realizzato con il libero di Ardella sull'antisportivo. 10-1 il parziale per Firenze.
che si porta ad un divario con una, ad una sola cifra in questo momento. Momento difficile per Basket Golfo. Errore al tiro per Bianchi, il rimbalzo offensivo di Fratto, il fallo di Diego Banti. C'è bisogno della forza e della volontà di Iardella per gestire meglio il possesso. Richiamato in panchina Mazzantini, abbassa ulteriormente il quintetto, qua c'è Andreazza. C'è assoluta necessità di trovare punti, Maurizio, perché 4 minuti e 30 secondi trascorsi senza realizzare un canestro dal campo sono veramente troppi nell'economia di questo match. Sì, poi loro stanno facendo una zona abbastanza chiusa, è chiaro che qualche canestro da fuori bisogna trovarlo. Quindi cerchiamo di avere pazienza e trovare un buon tiro. Loro cercano di farci andare negli angoli, vediamo un po' Procacci, niente. Buona palla recuperata da Pedroni, extra possesso. Prova a battere la difesa Procacci. La stoppata di Bastone. Non è nostra abitudine criticare i fischi della coppia arbitrale, ma in questo momento probabilmente qualche contatto di troppo concesso a Firenze probabilmente c'è, Maurizio. Come questo abbraccio di Banti su Iardella, meno male l'arbitro l'ha visto. Ecco, questo era un fallo intenzionale, perché questo ha abbracciato volutamente a palla ferma. Comunque mi va già bene che l'arbitro l'abbia visto e ce l'abbia dato. Terzo fallo di squadra, un altro fallo e cominciamo a andare in lunetta. Cambio per Nicolai, torna in panchina Diego Banti, Vico in campo, cambiano le posizioni difensive di Firenze. Pedroni a trovare lo scarico per Procacci, sono tornati alla difesa individuale, cambio difensivo porta Vico su Fratto, non lo contiene, ma errore da sotto per Francesco. 3 punti potenziali per Bianconi. Contropiede, fallo di Procacci, quarto per lui. Si riavvicina pericolosamente Firenze, 6-5, 5-8, meno 7, e libero supplementare. È mandatorio il timeout per coach Andreazza. Oltretutto ha fischiato anche un fallo tecnico, per cui ci sarà anche un tiro libero. Non so a chi, ma l'arbitro ha fischiato un fallo tecnico. Spero di sbagliarmi, ma ho visto quello. Momento di impasse assoluto per Piombino. Il parziale di 12-1 per Firenze nell'ultimo quarto. 5 minuti e un secondo trascorsi senza che Piombino abbia trovato realizzazioni dal campo. Un solo libero messo a bersaglio da Iardella. Troppo poco per contenere il ritorno di Firenze. Sì, è vero che avevamo percentuali strepitose, ma così siamo passati proprio dalle stelle alle stalle. E niente, l'abbiamo già detto, bisogna avere pazienza, bisogna giocare la palla e prendere delle posizioni intermedie su questa zona. Certo, qualche canestro da fuori va fatto. 4 minuti e 59 sono lunghi. Firenze è tornata alla difesa individuale. Io mi gioco persico in questi ultimi 5 minuti, Maurizio. Ma è Persico a 3 falli, quindi è chiaro che ci farebbe comodo lì nel mezzo. Vediamo coach Andreazza cosa decide. È anche vero però che loro ci stanno mettendo le mani addosso, ci stanno cercando di farci sbagliare, e giocare con un quintetto basso ci può tornar comodo. Ecco, era tecnico. Purtroppo avevo visto bene. Quindi Savoldelli a realizzare il tiro del tecnico. Bianconi per il tiro supplementare. Tecnico a Andreazza. Libero per Bianconi. Lo fallisce, rimbalzo difensivo importantissimo di Camillo Bianchi. 6-5, 5-9, meno 6 Firenze, attacco giallo-blu nelle mani di Iardella. Rischia di perdere il controllo Iardella, lo scarico per Procacci. Piombino entra nei giochi a 9 secondi alla fine. Pedroni a far saltare Vico, lo scarico per Fratto. 2 punti importantissimi.
allo scadere dei 24 con la possibilità del libero supplementare. Un canestro fondamentale per il punteggio e per l'impatto psicologico che può avere in questo frangente. Anche la marea si fa sentire. Completa il gioco da tre punti Fratto. Primi punti dal campo nel quarto per Piombino, ma nel momento più necessario. Sì, bel canestro, capolavoro di Pedroni, che è entrato e di sinistro ha dato un assist meraviglioso a Fratto, che è maestro in concludere queste occasioni. Ancora un rimbalzo offensivo tramutato in un canestro da tre punti per Firenze. Sta diventando una ferita sanguinosa nel match di Piombino la forza di Firenze negli rimbalzi offensivi. Adesso anche Firenze in bonus. Buon fischio Pedroni Lunetta, Maurizio. Sì, Pedroni Lunetta, buon fischio perché mettiamo ancora fieno in cascina. Abbiamo concesso una seconda palla di nuovo e loro ci hanno fulminato. Savoldelli, ragazzo del 97, ma ci sta facendo davvero male. Del resto ce lo aspettavamo. 17 rimbalzi in attacco. Anche Piombino ne ha catturati un gran numero, 12. Fallisce il libero Pedroni. Savoldelli 19 punti, 2 su 4 da 2, 4 su 6 da 3, 3 su 3 da linea tiro libero. Sbaglia anche il secondo, ma raccoglie il proprio rimbalzo offensivo Pedro. È un'azione importante avere la possibilità di gestire un altro possesso. Procacci fino in fondo, si appoggia di mancino al vetro. Due punti importantissimi, sono trascorsi altri 14 secondi. 8 punti di vantaggio, 3 minuti e 45 secondi allo scadere del match. Savoldelli fronteggiato da Fratto, muove i piedi il numero 10, raccoglie il rimbalzo difensivo, quarto per lui, ottavo totale del match. Può essere la svolta questa, Maurizio, una realizzazione potrebbe essere determinante nello sviluppo successivo del match. Ancora l'uno contro uno di Procacci. Rientra su di lui Vico, riparte in palleggio Procacci, ancora Fratto, possesso nuovo per Piombino. Il Mamba, fa saltare il proprio avversario Mazzantini, lo scarico per Pedroni, passi di Edoardo, palla persa Piombino. Mi dispiace, ma fossi stato Mazzantini io l'avrei preso tutta la vita quel tiro. Sì, bisogna avere anche il coraggio di prendere questi tiri, perché il momento è quello che è, si può sbagliare per l'amor del cielo, però è un tiro e va preso quello lì, perché poi si va a cercare una situazioni che sono poi difficili da trovare. Comunque abbiamo fatto passare, è passato un altro minuto e siamo sempre a 8 punti di vantaggio. Vediamo coach Andreazza cosa ha da dire ai propri ragazzi. Firenze ha fatto un bello sforzo per arrivare di nuovo a ridosso, speriamo che lo paghi in questi ultimi minuti, perché lo sforzo è stato grosso, sia mentale che fisico. Vediamo questi ragazzi, se i nostri ragazzi riusciranno a tenere l'intensità che hanno avuto per i primi tre quarti in difesa oppure no. Fratto un fattore importantissimo, 15 punti, 6 su 8 da 2, 0 su 2 da 3, 3 su 3 dalla linea del tiro libero, 9 rimbalzi, 2 palle recuperate, 3 palle perse, un assist, 5 falli subiti, 22 in valutazione. Si presenta nel migliore dei modi al pubblico giallo-blu il numero 10. Ancora Edoardo Pedroni a chiedere al direttore di gara le motivazioni del fischio precedente. Rimessa per Firenze, 24 secondi a disposizione per la squadra di coach Nicolai. Capitan Berti, Savoldelli, Bastone, Vico e Bianconi, il quintetto scelto da coach Nicolai. Pedroni, Mazzantini, Procacci, Iardella e Fratto per coach Andreazza. 3 minuti e 4 secondi alla fine del match. Ancora momenti di interruzione per asciugare il parquet. Dicevamo il parziale di 16-6 per Firenze in questo ultimo quarto ha permesso agli uomini di coach Nicolai di
provare a tornare a contatto. Sono arrivati fino al meno 6. 9 più 8 Basket Golfo che si gioca in difesa la possibilità di mantenere questo vantaggio. Sosta lunga ancora, Edoardo Persico a cimentarsi nel difficile ruolo di asciugare il parquet. Per un 2-8 come lui piegarsi in quel modo non è sicuramente semplice. Buona volontà, partecipazione, anche questo fa squadra, Maurizio. Sì, sicuramente fa squadra anche questo. Questi ragazzi purtroppo non hanno fatto il militare come noi, se no saprebbero asciugare bene il parquet. In due corpi d'élite, tra l'altro, delle forze armate italiane, Maurizio. Non svegliamo quali, lasciamo il dubbio ai nostri ascoltatori. Rimessa per Firenze. Il palleggio di Savoldelli, lo fronteggia Pedroni. Iardella a marcare bastone. Recupera Mazzantini sul movimento spalla canestro di Simone Berti. La virata di bastone. Di bastone lo scarico a servire Berti, il fallo della difesa gialloblu. È vero che è un fallo, ma Simone Berti è rimasto lì un quarto d'ora, ha dato la palla fuori, quell'altro ha fatto tre palleggi e lui era sempre lì fermo. L'arbitro che stava se ne doveva accorgere. Volevi fischiasse 3 secondi, insomma. Sì. È dal 78 che non fischiano 3 secondi. Lo so, è vero, però se ha fischiato passi a Pedroni prima può fischiare 3 secondi ora. Il tuo aplomb sta sparendo in un batter d'occhio. Realizza il primo libero Berti. 6 punti per lui, perfetto nel tiro libero fino a questo momento. È tornato in campo Persico, 2 su 2 per il capitano ospite. Palla nelle mani di Procacci. Procacci, Fratto, Mazzantini, Pedroni e Persico. 6 punti di vantaggio da gestire per Basket Golfo. 2 minuti e 30 secondi allo scadere. Il taglio di Mazzantini. Persico a ricevere nel pitturato. Arriva l'aiuto di Vico. Il fallo del numero 6. 2 tiri liberi a disposizione per Edoardo. È in bonus anche Firenze. 5° fallo di Vico che lascia il match. 13 punti per lui, 4 su 10 da 2, 0 su 3 da 3, 5 su 6 dalla linea del tiro libero. Realizza il primo libero Persico. 5° punto per lui. Due su due di Edoardo. Ancora più 8 Basket Golfo. 2 minuti e 24 secondi alla sirena finale. La ricezione di bastone. Il palleggio mancino del numero 7. Procacci a fargli spendere secondi. La difesa di Mazzantini su Berti. Contatto forte tra il numero 13 e il numero 11. Il fallo di Persico sulla penetrazione di Bianconi, che andrà ad accomodarsi in lunetta con 2 liberi a disposizione. 10 punti per lui fino a questo momento. 3 su 5 la linea del tiro libero. Potrebbe essere un segnale importante. Ci smentirà sicuramente piazzando il 2 su 2, Maurizio. Speriamo di no, facciamo la nostra preghierina e guardiamo cosa succede. Fratto a colloquio con coach Andreazza. Otto il parziale per Firenze nell'ultimo quarto. 24-20, 24-12, 16-14, precedenti 3 per Basket Golfo Piombino, che sta gestendo un vantaggio che ha raggiunto il massimo del più 20, mi pare, sul 5-3-3-3. La nostra preghiera fino a questo momento non ha dato buoni frutti. Bianconi realizza il primo tiro libero del meno 7. Tutto sommato ci è andata bene, abbiamo raccolto un errore del numero 18, rimbalzo difensivo di Persico. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco,
a questo punto entra in gioco anche le scelte dei due coach. Due time out per coach Nicolai. Importantissima bomba a bersaglio di Procacci per il più 10 Piombino. Questa ci voleva come il pane, Maurizio. Questo è il classico canestro che pesa più di 3 punti che fa. Questa non è stata una buona difesa. Questo è un canestro che vale 3 punti, ma con un peso specifico altissimo. I due punti di Bastone a portare Fiorentina sul meno 8. Ultimi 90 secondi di gioco. Ancora il palleggio di Procacci. Lo scarico per Mazzantini. Rinuncia al tiro per servire Persico. In allontanamento il tiro di Edoardo. Arriva la stoppata di Banti. Di Banti. Non hanno visto il tocco i direttori di gara. 24 secondi per Firenze. Si attarda a protestare Edoardo. Riprende la posizione difensiva. Il palleggio di Savoldelli. Lo scarico per il comodo tiro piazzato di Diego Banti. Si ferma il cronometro. 1 minuto e 4 secondi. 7-5-6-9 più 6 basket golfo in possesso. Palla nelle mani di Procacci. Ultimo minuto di gioco, il solito blocco di Fratto. Lo scarico per Persico. Palla ancora nelle mani di Procacci. Prova l'uno contro uno. Lo scarico per Persico. L'appoggio al tabellone di Edoardo. Due punti fondamentali. Due giocate importantissime di Procacci. La bomba e la bomba messa a bersaglio e l'assist per Persico. Un play che, oltre ad avere punti nelle mani, sa far giocare la squadra, trova gli scarichi per i propri compagni. Sta crescendo Alessandro dopo il campionato dello scorso anno. Sì, lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato e questa partita è tutta la partita che sta giocando con lucidità, e questo è veramente un bel gioco. Lo metterei insieme a quello di Pedroni di prima, che ha liberato sotto canestro Fratto. Sono stati i due giochi play pivot più belli di tutta la partita. E se ci mettiamo un po' il canestro da tre, è il massimo che si poteva chiedere dalle ultime due azioni. 15 punti realizzati da Procacci, 4 su 8 da 2, 2 su 5 da 3, 1 su 2 dalla linea del tiro libero, 5 assist distribuiti, un impatto importante per il play numero 6, che fino a venerdì non si è allenato con la squadra per un problemino alla caviglia. Direi che la condizione fisica per il nostro quattro ruote motrici è assolutamente determinante. Quando sta bene è una garanzia in difesa, è una soluzione importante in attacco. Sì, l'abbiamo detto fin dall'inizio della partita. Poi con quattro ruote motrici, anche se una viaggia un po' meno, quelle altre tre sopperiscono. Le mosse di coach Andreazza, richiama in panchina Pedroni. Torna in campo Camillo Bianchi. La rimessa per Simone Berti, il capitano di Firenze, fronteggiato da Mazzantini. 45 secondi e 9 decimi allo scadere. Bianconi a affrontare Fratto. L'aiuto di Fratto, la stoppata del numero 10. È l'oliva nel Martini, Maurizio. Sì, e questa è la giocata difensiva più bella della partita, non di squadra. Questa è una palla persa, non ci voleva, però è stata veramente una bella giocata. E ci risiamo il fallo intenzionale. 23 secondi alla fine, lasciamo fallo antisportivo. Questo non è mai fallo antisportivo. Ha cercato la palla, non è mai fallo antisportivo. Purtroppo per quest'arbitro gli piace questo tipo di fallo. È chiaro che, però, essendo così marcata la tendenza degli arbitri a sanzionare i falli antisportivi, probabilmente sopra di 8 non c'è necessità di andare a cercare quel pallone con così tanta veemenza, Maurizio. Magari un rientro difensivo più tranquillo, lasci a Firenze lo spazio per effettuare il tiro allo scadere dei 24 e muori con la palla in mano sostanzialmente. Doppio fallo intenzionale, deve uscire probabilmente. Esce fra gli applausi di tutti, perché una partita da incorniciare quella di Fratto. Un tifoso fiorentino che cerca di raggiungere Fratto, che entrava nel tunnel. Interviene la forza pubblica. Momenti di tensione,
non è il modo migliore per chiudere una giornata di sport qui al Palatenda. La forza pubblica interviene per allontanare i tifosi fiorentini. Fratto in uscita ha salutato poco elegantemente i tifosi fiorentini, questo va riconosciuto, ma la reazione sinceramente spropositata rispetto al gesto di Francesco Maurizio. Ma lui ha salutato il pubblico, ha salutato anche i tifosi fiorentini che sono gemellati con la marea, e non l'avrei presa così male, insomma, fossi stato in loro. Una partita correttissima, due squadre in campo che hanno giocato a basket, che hanno diciamo fatto vedere come si gioca a basket, secondo, senza nessuna credine, senza nessun brutto fallo. Francamente questa reazione del pubblico fiorentino secondo me non ci stava, però lui poteva fare anche a meno di salutarli. Non so se c'è qualcosa di pregresso in quello che vediamo noi oggi, mi sembra una reazione spropositata. Se c'è qualcosa di pregresso non lo so. Chiusa questa parte non simpaticissima del match, rimessa laterale per Firenze. Dicevamo negli ultimi due minuti la novità: in occasione dei time out i coach possono scegliere se rimettere in zona d'attacco o in zona di difesa. La rappresentanza della marea a calmare le acque, il tiro forzato di Bianconi tocca il sostegno laterale, ineccepibile. È rientrato Pedroni, uscita di tratto, è rientrato Pedroni. Mani sapienti per gestire l'ultimo possesso. 7-7-7-1, vantaggio di Piombino. Coach Nicolai a richiamare in panchina Bianconi, non soddisfatto della soluzione scelta dal numero 18. Probabilmente voleva un'altra soluzione Coach Nicolai piuttosto che un tiro da tre così forzato. Ma non so se aveva preparato qualcosa nel minuto, se aveva preparato qualcosa senz'altro non era un tiro ben difeso così. Però c'è stato anche Bianchi che ha difeso benissimo, sicché non lo so. Se ha da recriminare qualcosa con il suo giocatore probabilmente aveva chiesto il minuto per avere un'altra soluzione. Comunque 20 secondi e due decimi alla fine. Rimessa dal fondo per Piombino con Mazzantini che si carica della stessa. La ricezione di Procacci, la difesa forte di Bastone, sceglie di difendere Firenze. Lo scarico per Mazzantini, palla alle mani di Bianchi. A noi va benissimo così, Maurizio. Nicolai sceglie di difendere fino in fondo. Probabilmente non è escluso che si pensi già alla partita di ritorno a differenza canestri. Esordio casalingo vittorioso per Basket e Golfo Piombino, che batte con il punteggio di 77-71 la All Food Fiorentina Basket. I protagonisti dell'incontro al centro del campo a raccogliere gli applausi delle rispettive tifoserie. Buon esordio Maurizio, tre quarti magistrali per Piombino, un ultimo quarto che ci ha fatto tremare, ma la reazione giusta nel momento del bisogno, la bomba di Procacci, l'assist, una reazione di nervi, di intensità, di carattere per respingere il rientro di Firenze. Sì, tre quarti da incorniciare e su questo non c'è niente da dire. Ultimo quarto su cui Andreazza bisogna che lavori un po'. Però un esordio vittorioso con Firenze io l'avrei firmato anche dopo un tempo supplementare. Peccato, ora siamo a parlare della partita, peccato perché abbiamo avuto un vantaggio importante e chiudere a 6 punti magari non vorrei che nel ritorno poi questo poco vantaggio sia determinante. Però io ripeto, una vittoria su Firenze la firmo sempre, anche di mezzo punto. Il gialloblu a raccogliere l'applauso dei propri tifosi. I punteggi individuali, 8 punti Persico, 15 Bianchi, 7 Mazzantini, 15 Procacci, 11 Pedroni, 2 Riva, 4 Iardella, 15 Fratto per Basket e Golfo Piombino. Per Firenze 11 Bianconi, 21 Savoldelli, 4 Banti, 13 Vico, 7 Cuccarolo, 2 Iattoni, 6 Bastone, 7 Berti. Ribadendo il punteggio finale 77-71 con il quale Basket e Golfo Piombino ha battuto l'esordio All Food Fiorentina Basket. Riccardo Quiriconi e Maurizio Garzelli.
Ringrazio dell'attenzione, vi danno l'appuntamento ai prossimi impegni casalinghi della Solbat Basket Golfo Piombino. Buona serata a tutti.